bentornati alle invasioni barbariche, buonasera, grazie. Come sapete siamo in diretta da Milano come tutti i venerdì. Gli ospiti di questa sera saranno Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, Don Andrea Gallo, Folco Terzani, Enrico Bertolino e poi Maria Volpe, Carlotta De Bevilacqua, Pamela Prati, Alessandra Faiella, Enrico Morricone, Alessandro Bertante e Paolo Florean, che è il papà di Pigi. Pigi è un cane, vedrete. Iniziamo però con uno sguardo sulla settimana che abbiamo alle spalle e insieme a Beppe Severgnini. Bentornato. Buonasera. Bentornato. Il tuo sgabello preferito. Sediti bene. Quando finiscono le puntate me lo regali, che lo porto al Corriere, sarò l'unico che ha un tamburo come sgabello. Eccomi. Allora, come sei riuscito ad arrivare nonostante lo sciopero questa sera? Ci ho messo un'ora dal Corriere della Sera qui, e per chi non conosce Milano, insomma, qui siamo in fondo a Viale Padova, da Via Solferino, di solito si mette 10 minuti, ci abbiamo messo un'ora. Sai che lo sciopero si fa per quello, per creare disagio. Sì, però vedi, al di là del caso mio, il caso mio davvero non è indicativo, no, c'è un sacco di gente che ha avuto un sacco di problemi stamattina e stasera. Io capisco, c'è un contratto che è da 2 anni che non rinnovano, quindi nei trasporti pubblici hanno ragione di protestare. Mi chiedo, nel 2011... quindi, 21° secolo iniziato, non è possibile inventarsi qualcos'altro che sia questa forma in cui di fatto prendi il pubblico come ostaggio? Io capisco le ragioni, continuo a non voglio credere che non esista un altro modo. È una questione fra chi lavora e chi li paga. Però noi facciamo gli ostaggi. Oggi c'era gente che doveva andare in bicicletta. Se hai 30 anni va bene, se ne hai 70 un po' meno. Vedi l'uomo di destra che è in te, che esce in queste circostanze. Ti ringrazio, perché da uomo di destra non me lo sentivo dire da circa 40 anni. Ma... senti, sempre oggi c'è stata una fuga di massa dalla tendopoli pugliesi di Manduria, dove erano ospitati migliaia di immigrati. Abbiamo visto tutte le giornali le immagini di questi ragazzi che scappano, che corrono, che si incamminano anche tranquillamente chiedendo un passaggio. Secondo te come si può evolvere questa situazione? Abbiamo visto immagini di ragazzi arrivati a Milano, ragazzi rimpatriati in aereo non si sa dove, li hanno messi su un aereo non si sa bene dove. Diretti dove? Allora, la questione è oggettivamente complicatissima. Qualunque governo avrebbe avuto qualche problema. Noi, secondo me, nell'impreparazione, perché Maroni è tempo che lo diceva, guardate che succede, c'è stata dell'impreparazione. Ho seguito la faccenda oggi, penso che dentro il campo di Manduria ci siano meno profughi di quante saranno le ragazze nel processo Ruby a Milano, perché più o meno i numeri sono quelli. Quante sono diventate? Le ragazze sono diventate 43, ma magari ne parliamo dopo. Sì. Tornando alla questione profughi, io penso, il problema c'è, questi sono scappati dappertutto, sarà un problema per tutta l'Italia. Credo che alcune regioni come la Puglia siano state penalizzate troppo. Io non voglio pensare, perché Vendola, sinistra, il centro-sinistra, sarebbe gravissimo. Di sicuro la Puglia sta pagando molto il meridione. Io sono lombardo, io voglio vedere se ne arriveranno in Lombardia. Io ho i miei dubbi. Arrivare sono arrivati, però no, li stanno già rimandando via. Arrivati come campi, cioè come siti, adesso stanno discutendo, certo, io qua, stabiliti. Tu lì, eccetera. Non quelli che arrivano qui per poi andare in Francia. Se il nostro capo non fosse andato, Berlusconi, fosse andato a Lampedusa a dire cose tipo 2 giorni, tutto risolto. A Napoli l'abbiamo detta, questa l'abbiamo già sentita noi forse, però non tocca a noi stavolta. Cioè. Oppure compro una casa, così se non mantengo le promesse potete imbrattarla. Cioè, io credo che me l'aspetto da un ragazzino una frase del Infatti genere. Infatti è piaciuta molto ai ragazzini. Io ho sentito i compagni di scuola, di ragazzini che conosco, non miei parenti, che hanno detto andiamo con le uova. Ma io lo trovo... facciamo un campo di golf. Mi sono andato a informarmi. Un campo di golf, sport inventato nella piovosa Scozia, per tenerlo a posto occorre l'acqua necessaria ad 8.000 abitazioni, quindi 32.000 persone. A Lampedusa notoriamente hanno problemi idrici. Tu vai a dirgli che fai un campo di golf. Magari lo fa con l'erba finta. Con l'erba finta? Io voglio vedere le facce dei profughi. Cioè, io li seduti non vanno più via, perché è uno spettacolo. Cioè, questi qua non hanno l'acqua per gli abitanti, fanno un campo di golf e quello compra la casa perché gliela imbrattino. Quelli tornano in Tunisia e dicono, questi sono matti, è chiaro. Ma la...
Tu che sei il nostro British, hai visto l'intervista del ministro Frattini alla BBC? Parlava un buon inglese, no? È migliorato molto, io l'ho intervistato negli anni 90, Frattini aveva difficoltà grosse con l'inglese, ha imparato, bisogna dargli atto. Devo dire che quando gli ha fatto la domanda Jeremy Paxman, che è uno che fa domande dirette, chiare e secche, il tipo di cose che in televisione in Italia sono scomparse, questo tipo di interviste, gli ha fatto alcune domande. Una gli ha detto, mi scusi, lei andava ai party del suo principale? E lui ha risposto qualcos'altro. Lì è stato il momento, secondo me non aveva forse capito bene la domanda, perché ha risposto, il mio capo può decidere da solo, che non è proprio la risposta giusta. Gli ha chiesto, perché voi non lo prendete voi Gheddafi? E lui ha risposto, non vogliamo i dittatori. Che è una buona risposta. Avrebbe dovuto e potuto aggiungere, secondo me, che poiché Berlusconi aveva un rapporto speciale con Gheddafi, io penso davvero che questo sia il momento in cui Berlusconi può prendere un aereo, se ne va a Tripoli, evita i baciamani, che è meglio, e va là e negozia, perché se c'è qualcuno probabilmente che può convincere quest'uomo ormai pericoloso ad andarsene, e probabilmente manca poco, è Berlusconi. Quindi c'è davvero un ruolo per lui adesso. Secondo me. Ma secondo te se ne sta parlando? Perché secondo me se ti sente Berlusconi parla, non vede l'ora. Secondo me dovrebbe, io lo dico sinceramente, io penso che siccome gli altri stiamo facendo tutto, noi non è che possiamo solo dargli le basi o come dice la russa fargli affittacamere, io penso che ci sia un ruolo per lui, oggi, ho qualche dubbio che lo farà, francamente. Beh, forse non glielo fanno neanche fare, no? Insomma, una situazione abbastanza complessa. Voglio dire, se il Presidente del Consiglio prende un aereo e ci va, e chi lo deve chiedere? Alle guardie, ai Fiumicino? Scusate, NATO, posso prendere... No, in questi casi, boh. Beh, insomma, hanno fatto i vertici a quattro senza di lui e dice, bene, io sono il quinto e vado. Oh. Sei peggio di lui, tu. No, io dico, potrebbe essere utile. Gheddafi va convinto a sloggiare, quindi... Va bene, un'idea di Beppe Severnini. Un'altra grana per Frattini. Nicole Minetti oggi ha detto, no, oggi o ieri in un'intervista, che il suo sogno è fare il ministro degli esteri. A parte tutte le facili ironie, ha delle chance secondo te? Ma guai, è possibile tutto in questo paese. Io credo, innanzitutto Frattini farà Colorado Caffè per un po' così di simmetria, perché a sto punto... Però vedi, Daria... Io penso, allora, Nicole Minetti vuol fare il ministro degli esteri. Ha detto che sarebbe un sogno. Questa signora che si chiama O'Hara, che di cognome fa, Berselli, è un nome così. Sì. Comunque è il nome che mi ha colpito, perché se la mamma guardava Via col vento, invece che chiamarla O'Hara, poteva chiamarla Rossella, che era più bello, se vogliamo essere... Di primo nome fa O'Hara. Devo dire che è un po' ingiusto quello che le ha tirato addosso, perché una di mestiere fa la presentatrice, non la pagano molto, è andata a dare una mano. È rimasta travolta da quest'onda. Comunque lei, direi, la mettiamo al Ministero della Difesa. Direi Ruby alle finanze, perché ha dimostrato una certa pratica, e poi facciamo... Questo paese ormai sta diventando un musical. No, voi applaudite, ma questo paese sta diventando un musical. Io credo che noi abbiamo, anche perché adesso arriva il processo Ruby, vedrete cosa calerà su Milano, televisioni, radio, giornali stranieri, forse il nostro futuro è questo qua. Mettiamo su un grande musical, noi facciamo tutti i coristi e vediamo come finisce magari. Però non sono ammesse le telecamere al processo. Dentro l'aula no, e ti confesso, bene così. Io credo che questo processo andasse fatto, le accuse sono gravi, non si tratta di come passi le serate, ma tanto ne abbiamo parlato mille volte, in tutti quanti, non solo in televisione. Quindi, giusto fare il processo, però un po' perché sarebbe umiliante per l'Italia, sarebbe una gran confusione, è giusto che non portino le telecamere dentro l'aula, secondo me. Il rischio, tornando all'intervista di Frattini con Jeremy Paxman, che gliel'ha chiesto chiaro e tondo, gli dice, scusi, lei lo sa che il suo capo è diventato the laughing stock, in inglese lo zimbello del mondo. Tu puoi amare o no Silvio Berlusconi, però è un'amarezza. Tu sei italiano e non puoi non essere amareggiato. Però io non me la prendo col mondo, me la prendo con l'Italia tutta e lui in particolare, che forse avrebbe dovuto darsi una calmatina, mettiamola così. Cosa ti aspetti da questo processo? Da questo processo mi aspetto un'attenzione mediatica spasmodica, mi aspetto che molte di queste ragazze siano convinte di essere sulle passerelle della moda poco distanti e ne approfittino per diventare famose e incassare tutto quello che possono incassare, sarà una tristezza nella tristezza, e soprattutto però la cosa importante, mi aspetto di capire se
le due accuse, ovvero concussione e in particolare la prostituzione minorile, ci sono state o no, perché queste sono cose serie per chiunque, figuriamoci se sei il leader e quindi, secondo me, l'esempio del tuo paese. Quindi questa risposta deve arrivare a tutti i costi. Temo che prima di arrivarci vedremo una sorta di circo rubito. È stata la settimana di, insomma, delle monetine e della rissa alla Camera, come la vuoi chiamare? Insomma, no, non si sono menati, ma quasi, delle parolacce. Come commenti quel che è successo, gli insulti del Ministro della Difesa al Presidente della Camera? Io credo che la terza volta nelle nostre chiacchierate del venerdì, che ci torniamo su, quindi sarò brevissimo, quando io continuo a ripetere che la legge elettorale è un disastro perché produce quella classe politica, perché non la scegliamo noi, il rapporto fra eletti e elettori è saltato, è una nomina, vengono nominati. Allora, il risultato è che quella è la classe politica, l'unica cosa vuol tenersi buono il capo e per questo è disposta a tutte. Queste scene sono un disastro. I ragazzi non guardano più al Parlamento come esempio, ma è umiliante, io non riesco a capire, voglio essere chiaro e brutale, il ministro che lancia i vaffa è orrendo, l'altro che butta il tesserino è terribile, ma quello che ha detto fate star zitta quella handicappata del cazzo, scusami, ma riferisco, allora un parlamentare che dice una frase del genere dovrebbe essere cacciato dal suo partito, dal Parlamento e dall'opinione pubblica. Hai chiuso, fai un altro mestiere e invece vedrai. Se però non prendiamolo a letto, vedrai, ce lo ritroviamo lì. Questo signore, non è importante il partito e il nome, questo signore dovrebbe dirgli, tu hai chiuso, fine. Ma dovrebbero dirglielo la gente, invece noi, se è di sinistra, allora la sinistra grida e la destra difende. Se fosse di sinistra accadrebbe il contrario. Ti chiudo con un aneddoto. Il ex ministro, primo ministro inglese, Gordon Brown, va su un aereo, vuole tutta la classe business, o quasi tutta, per lui e i suoi collaboratori. I passeggeri protestano. L'opinione pubblica britannica, per una roba che è insorta. Come osi? Da noi cosa avrebbero fatto? Se il sopruso è fatto dal ministro di centrodestra, protesta la sinistra. Se è fatto dal ministro di centrosinistra, protesta il centrodestra. Invece, secondo me, dovremmo protestare tutti, sempre. Ripeto, visto che così è la terza volta, chiudiamola in bellezza, io faccio un appello pubblico, non voglio essere retorico, io voglio che questo signore che ha detto fate star zitta quella handicappata del cazzo, se ne vada e non si ripresenti più in Parlamento. Invito il suo partito a cacciarlo. No, perché altrimenti ancora adesso la testa di metallo, dicono ma è dall'altra parte. No, scopritelo voi, andate a vedere chi è, di che partito è, chiediamo al suo partito di levarcelo di torno. È stato chiaro più di così? Sì. Chiaro, okay. Grazie a Beppe Severgnini, il primo intervistato di questa sera è il sindaco di Firenze Matteo Renzi, a tra poco. Da Milano, Matteo Renzi. Benvenuto. Buonasera. Che sprint! No, è che mi sono perso, stavo per farmi chiudere la scenografia addosso. Mozzato. È appena rientrato dall'India. Quanto è stato in India? 48 ore, due giorni, perché... Se l'è goduta proprio. Sì, sì. Lì c'era il Maggio Musicale Fiorentino che sta facendo una tournée molto bella con il maestro Zubin Mehta, che è proprio di Bombay. Che se n'è andato dal Giappone quando c'è stato Giappone, poi il ha fatto problema del terremoto, poi ha fatto tsunami. Taiwan, Cina, è una tournée per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Come stanno? Gli hanno fatto analisi, radioattività? Sì, stanno bene, nel senso che poi si può dire tutto, ma stavano a 250 chilometri dall'area interessata. Casomai, e lo sanno per primi gli orchestrali del Maggio e tutti loro, il vero dolore è per chi ha perduto tutto, anche i nostri connazionali che sono tornati indietro con noi e che dalla mattina alla sera, dalla zona di Sendai, dalla zona più vicina a Fukushima,
hanno dovuto decidere di abbandonare il posto di lavoro e di tornarsene a casa in Italia per ripartire. Altro che. Lei però, essendo stato 48 ore in India, magari si è perso qualche pezzetto della settimana che è stata molto calda. Allora le abbiamo preparato una scena da commentare. Si è molto vista ai telegiornali, si è molto vista ovunque, però la vorremmo rivedere insieme a lei. Ma quando la onorevole ricerca... ministro, la prego, onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, non le consento di insultare la presidenza. La seduta è sospesa. Si è appena avvicinato un collega, e già lei sa che questo è avvenuto, per dire al mio operatore che non deve permettersi di applaudire. Allora io ricordo all'Aula che io non muovo le mani. Ma come si permette? Vergogna! Non so. In India le cose vanno un po' meglio, diciamo, da questo punto di vista. Nel senso che, dovendo fare una battuta, direi che è un gigantesco spot per la rottamazione. Perché una classe politica che arriva al punto in cui il ministro della difesa di un paese che sarebbe in guerra, poi dice in teoria è in guerra, ma gli aerei volano, ma non sparano, danno le basi, ma facciamo gli affittacamere. Qual è il ministro La Russa? Verso cui noi proviamo tutti un moto di simpatia, perché siamo tutti succubi di Fiorello, no? Noi dovremmo fare una class action contro Fiorello, perché Fiorello, tra un alabarda e un messaggio, ci ha fatto pensare alla Russa come a un grande showman. Solo che è il ministro della difesa, non è uno showman. E allora l'idea che ci sia questa classe politica che di fronte ai problemi reali si mette a fare le sceneggiate e provoca poi delle reazioni assolutamente inaccettabili, come le monetine fuori da Montecitorio, ma mi fa pensare che siamo a un livello, a un punto veramente preoccupante. Noi dovremmo avere il coraggio... Le monetine in realtà sono state prima, e quindi sono peggio le monetine o è più grave il gesto di La Russa? È sempre qua, siamo prima, Severini piccoli... diceva destra, sinistra... La Russa piccoli statisti crescono, nel senso che rivolgersi così all'interno del Parlamento, peraltro anche Fini ha detto lei si deve curare, si conoscono da 30 anni, magari anziché portarlo a Montecitorio poteva portarlo da un medico prima, perché le persone sono sempre le stesse, no? Allora... Io credo che noi dobbiamo stare attenti, perché la politica è una cosa bella, è un valore strepitoso, straordinario. Sì, lei è uno dei pochi che continua a ripeterlo, anzi nel suo libro ne parla addirittura all'inizio, consapevole che dice una cosa che tanti condividono. Alla fine ricovereranno me se continua a dirlo, però io penso che realmente ci sia bisogno. Cioè, io le dico cosa sognerei dal mio partito. Visto che la situazione è questa, a me piacerebbe che Bersani, il segretario del partito, il PD, anziché semplicemente stigmatizzare, contestare, criticare, come è giusto che facciano queste scene, avessero il coraggio di dire, signori, siamo a un punto pericoloso, perché è un punto nel quale si è ingrossato fortemente il fiume dell'antipolitica. Mi piacerebbe che Bersani arrivasse e dicesse, signori, sapete che qui c'è una lenzuolata, Bersani è famoso perché fa tutta una sfilza di elenchi, e facciamo 5 cose su cui ci impegniamo. Siccome vogliamo dare un segnale all'opinione pubblica che noi siamo diversi, proponiamo di dimezzare il numero dei parlamentari, di dimezzare l'indennità, di togliere le pensioni ai consiglieri regionali, che poi non si chiamano pensioni ma si chiamano vitalizio, come se ci fosse una grande differenza. È un periodo in cui la nostra generazione la pensione non la vede neanche con il binocolo, per cui togliamo il diritto acquisito a chi va un giorno in consiglio regionale di avere la pensione, eliminiamo i costi e soprattutto i posti della politica, per cui le province, anziché dire le aboliamo che non si può, c'è la riforma costituzionale, eccetera, diciamo che le prossime elezioni provinciali, anziché fare le elezioni come si fanno costantemente, si decide che i sindaci diventano automaticamente consiglieri provinciali e si riduce una parte del ceto politico come numero, e contemporaneamente si dà un segnale
di credibilità all'opinione pubblica. Perché non lo fa Bersani? Questa è una bella domanda, però io non sono in grado di rispondere. Penso che qualcuno potrebbe dire, forse anche dentro il mio partito, che dire così significa essere demagogici, essere un po' semplicioni. Questo rischio effettivamente c'è. Però è un momento nel quale è talmente alta la marea della rabbia che o noi riusciamo a intervenire dimostrando che c'è qualcuno che davvero esprime una diversità e che ha il coraggio di dire che certi atteggiamenti sono atteggiamenti inaccettabili per il quale noi riformiamo la politica da soli. Altrimenti va a finire, che siano monetine o altre cose, va a finire con un moto di disgusto che cresce sempre di più. Ecco, io vorrei che il ministro della Difesa si occupasse della Libia e si occupasse di, oppure da sindaco, di darci le caserme che sono bloccate e vuote da anni per farci case popolari per i giovani e per le giovani coppie, anziché continuare a fare sceneggiate perché la Santanchè gli va lì e dice guarda vieni un po' fuori a vedere che c'è confusione, allora lui e la Santanchè, questa coppia di sobri e sereni, diciamo pacificatori del clima, vanno a discutere con 300 persone che protestavano, casualmente fatte lasciare proprio lì davanti al Montecitorio. Il ministro faccia il ministro. Se lui fa il ministro, poi il paese migliora. Però la sinistra dovrebbe dire, ragazzi, basta, noi proponiamo dimezzare i parlamentari, bla bla bla, l'elenco. Sa che noi recuperiamo i voti in questo modo, oltre che recuperare un po' di dignità, che è ancora più importante. Lei però continua a dar consigli e continuano ad ascoltarla, e non mi sembra che Bersani si precipiti quando, non so, Matteo Renzi scrive fuori una serie di cose belle, comunicative sul modo di far politica che può riconquistare. Non mi sembra che le diano molto ascolto, come mai? Non è che è obbligatorio, però io penso che... Sì, magari mi sbaglio, magari glielo danno. Io non me ne sono accorto, però non è antipatico quello di fare la parte della vittima. Cioè, io non è che ho la verità in tasca, io faccio il sindaco e come tanti altri sindaci, penso al sindaco più bravo d'Italia, che è Chiamparino, che adesso sta lasciando, tanti altri sindaci, abbiamo il contatto diretto con le persone. Allora, ce ne rendiamo conto di quando il livello è colmo, quando la misura è colma e non ci sta più niente dentro. Questo, secondo me, è uno di quei momenti in cui il centro-sinistra non deve limitarsi a assistere, a gridare vergogna. Cioè, è giusto indignarsi, però con l'indignazione non si va da nessuna parte. Cioè, non è che se noi facciamo, qualcuno ha detto andiamo sull'Aventino, questo è il capolavoro del tafazzismo. Cioè, andiamo via, lasciamoli loro in Parlamento, tanto voglio dire, sono... Quindi tra Bindi che dice andiamo e D'Alema che dice no, dove vuoi che vada, rimaniamo, io lei sta con D'Alema. Io starei con il fatto di fare un bel cambio di tutti i parlamentari del PD che hanno già fatto più di 3 mandati, visto che c'è una legge che dentro il nostro partito, uno statuto, che dice cambiamo un po' di classe dirigente. Io starei con quelli che vogliono cambiare la classe dirigente. Nel merito specifico dico, ma che senso ha parlare di Aventino? Di scappare dal Parlamento. Noi stiamo in Parlamento e raccontiamo le nostre idee, però portiamoci le nostre, cioè non limitiamoci a dire che gli altri sbagliano, perché altrimenti facciamo il gioco di Berlusconi, facciamo il gioco del centrodestra e facciamo il gioco di un centrodestra che mi sembra un pochino diviso. Sai che oggi Casini, oggi, non so se lo sai, un'agenzia di poco fa ha detto che lei e Nichi Vendola siete la stessa faccia. Cioè, la stessa faccia della stessa medaglia, l'ha detto lui, è un po' strano come... insomma, io che siete sì, dei prodotti berlusconiani. Cioè, che detto da Casini è una sorta di sigillo di garanzia, nel senso c'è stato insieme per 15 anni, che venga a dirlo a Vendola e a me fa un po' ridere. No, lui voleva significare che non venite da un'organizzazione di partito, ma che come Berlusconi siete la personificazione della politica. Ma, insomma, Casini ha un partito che ha il suo nome sulla scheda elettorale, che è legato alla sua leadership, che è una leadership che riscuote un po', perché Casini i voti se li è presi, quindi voglio dire, da questo punto di vista, onore al merito. Vendola viene da una storia di partito molto forte, per cui no, io questo rapporto non lo vedo. È chiaro, io non vengo da un'esperienza di partito intesa alla vecchia maniera, ma semplicemente perché non ho fatto in tempo. Cioè perché, quindi sangue, colla, quelle cose lei non le ha fatte. No, ma però ecco, mi piacerebbe che oggi noi parlassimo di comunicazione. In aereo ho visto non l'avevo visto al cinema, Il discorso del re, questo film che ha vinto non so quanti premi Oscar, 5 o 6, ed è molto bello, dove Giorgio V, il re inglese, spiega al figlio, che poi diventerà Giorgio VI, l'importanza della comunicazione. Siamo nell'Inghilterra del 1930 e racconta come la radio cambierà il modo di fare il sovrano. Però bisognerà anche fare, non solo, sennò cosa comunichi? Sì, però in questo momento il centro-sinistra dovrebbe avere la forza di pensare che la parola comunicazione non è una parolaccia.
troppo spesso noi guardiamo alla parola comunicazione come un qualcosa che viene dal nemico. Cioè, comunicazione, lui parla di comunicazione, è un prodotto berlusconiano. In realtà comunicare vuol dire essere qualcosa con dei valori. Io non sto dicendo di mettere un sorriso plastificato. Però non sarà un caso, ma lei piace a destra. Come sarà? Detta così, appare male, diciamo. No, io però penso che sia normale che un personaggio politico debba cercare di convincere anche quelli dell'altra parte. Cioè, dividiamo. Se io fossi un parlamentare che fa il salto della quaglia, cioè che si fa comprare o compra a seconda dei punti di vista e va dall'altro schieramento, questo secondo me è inaccettabile. Anzi, non dimentichiamoci che in questo momento il governo sta in piedi perché ci sono un po' di parlamentari che hanno fatto questo meccanismo, dice, ma abbiamo cambiato idea. Scilipoti, questo profondo filosofo contemporaneo, dice, noi abbiamo cambiato idea perché abbiamo un profondo travaglio interiore. Irresponsabile. Si chiamano, hanno scelto questo nome con un po' di sprezzo del pericolo. Io penso che queste persone avrebbero il diritto di cambiare idea, ma dovrebbero anche cambiare mestiere, perché se tu cambi idea, sei stato eletto con i voti, Scilipoti per esempio, con i voti di Di Pietro, c'è un problema in Di Pietro che l'ha candidato, perché poi non se ne parla mai, ma Di Pietro qualche problemino ce l'ha a candidare certa gente, e c'è il problema suo che ha cambiato idea. Quindi chi fa politica non può fare il salto della quaglia. Chi fa il salto della quaglia dovrebbe dire, io ho cambiato idea, però lascio la politica e vado a fare altro. Ma chi invece prova a convincere le persone che la volta scorsa hanno votato in un modo diverso, per me è un fatto positivo. Scusi, se io non cerco di convincere quelli che la volta scorsa hanno votato centrodestra, noi non vinceremo mai le elezioni. Perché l'altra volta quelli che hanno votato centrodestra erano maggioranza. Ma non è che così si perde del consenso a sinistra? Io mi domando che cosa significhi. Faccio un esempio sull'ambiente. Firenze è l'unica città d'Italia che ha fatto un piano strutturale, cioè le regole del gioco dell'urbanistica a volumi zero, detta meno in politichese. Basta con costruire cemento su cemento su cemento, basta con mettere case ovunque. Iniziamo a dire che chi ha uno spazio verde lo fa rimanere spazio verde e se vuole costruire deve buttare giù da un'altra parte. Volumi zero. Questa qui per me è di sinistra, molto più che mille discussioni ideologiche. O costruire con i criteri di sostenibilità energetica. Per me questo è molto di sinistra. Tornando un momento indietro, mi ha colpito una cosa che scrive nel suo libro. Anche perché veniamo da mesi, per non dire anni, in cui il presidente della Camera Fini ha goduto a sinistra di una certa simpatia. Lei è sempre stato uno dei pochissimi che questa simpatia politica evidentemente non l'ha avuta. Lei scrive di Fini, ci ha messo solo 17 anni per capire che l'uomo che lo ha sdoganato è il proprietario di diverse reti televisive, di giornali, di un grande impero economico. Lo considero per quello che è, un uomo di destra che cambia idea sulla base della tattica e della convenienza del momento. Mi sono chiesta se lei, come Calderoli, che oggi ne ha chiesto le dimissioni, pensa che Fini dovrebbe dimettersi da Presidente della Camera. No, questo non tocca a me dirlo, è una vicenda interna alla dinamica politica loro. Io perché non... così duro nei confronti di... Perché Fini è uno che ha cambiato idea su tutto. Cioè, se cambiare idea è un segno di intelligenza, io penso che Fini sia uno dei più grandi geni che l'umanità ha prodotto negli ultimi anni. Perché, scusi, Fini è stato quello che, insieme alla Russa, quello che doveva curare, presentava le proposte di legge per revisionare il testo della Costituzione che impedisce la ricostruzione del Partito Nazionale Fascista. Cioè andavano in Parlamento e dicevano possiamo ricostruire il Partito Nazionale Fascista, potete levarci questa regola. Poi è andato a fare sulla politica estera cose di cui nessuno si ricorda più. Lui è andato con Jean-Marie Le Pen da Saddam Hussein quando la coalizione internazionale del 1990 andava a chiedere a Saddam Hussein di rispettare i diritti umani in Kuwait. E ne ha combinate di tutti i colori. Ha detto che il fascismo è il seme della storia. L'ha detto il 28 ottobre del 1992. E poi ha cambiato idea. Dice, ma ha cambiato idea. Bravo, bene, siamo contenti che abbia cambiato idea. Però da qui a considerarlo il guru della sinistra solo perché adesso parla male di Berlusconi, dopo che per 17 anni ci è andato a braccetto e ha fatto chip e chop con lui, secondo me è una cosa inaccettabile. Cioè, la sinistra dovrebbe avere un po' più di consapevolezza nei suoi mezzi. A lei non piacciono quelli che parlano male di Berlusconi? No, io credo che quello che Berlusconi fa già parli abbastanza chiaro dell'azione del governo, no? Cioè, Berlusconi è un gigantesco showman che va a Lampedusa e che fa le cose che abbiamo visto ieri, cioè utilizzando un diversivo strepitoso. Questa cosa che ho sentito prima Beppe Sevegnini diceva del se avete qualcosa da dire imbrattatemi la casa, se avete qualcosa in contrario. In un paese normale se qualcuno ha qualcosa in contrario contro il Presidente del Consiglio lo manda a casa. Noi l'abbiamo fatto due volte e due volte ce lo siamo ritrovati dopo per nostra responsabilità, perché ci siamo messi a litigare noi. Allora,
Io credo che per chiudere con Berlusconi e il berlusconismo non basti parlarne male, perché la gente non ne può più di sentir parlare male degli altri, ma bisogna avere il coraggio di dire: noi pensiamo questo e sulla base di questo saremo coerenti. Se andiamo al governo e il giorno dopo ci mettiamo a litigare, è chiaro che Berlusconi torna e ci rifrega e riparte da capo. E in questi anni che cosa ha fatto Berlusconi? Io faccio l'elenco. Berlusconi ha fatto la patente a punti, il divieto di fumo con il ministro Sirchia, vabbè, altre cose diciamo non di impatto profondamente politico, ma dal punto di vista del paese, il paese è quello lì del 94, il paese è sempre lo stesso. Un mio amico è tornato dal Giappone e mi ha detto: una delle cose più belle di una ragazza di Sendai, è andata anche su qualche giornale riportato proprio in questi giorni, è che mi ha detto, quindi una delle zone vicine al terremoto, con grande orgoglio e dignità, avevano perso tutto, tsunami, situazione nucleare, eccetera, ha detto, andando via, salutandosi, ha detto: mi raccomando, tornate tra 10 anni e vedrete che paese abbiamo ricostruito. Io dico: ma se adesso mi metto a pensare, tornate tra 10 anni in Italia, avremo sempre Berlusconi e Tremonti che ci ridicono come fanno da 20 anni, che abbassano la pressione fiscale e non lo fanno, la Salerno-Reggio Calabria che continua a essere nelle tabelle di Bruno Vespa, il continuo riferimento ai comunisti che mangiano i bambini. Cioè, abbiamo il coraggio di provare a tornare tra 10 anni e raccontare un'Italia diversa. Mi piacerebbe che ci fosse una nuova generazione capace di raccontare questo sogno e non di parlare male di Berlusconi. Berlusconi ci pensa da sé. Le mostro un che cosa pensa di lei la nostra opinionista, che è Adele Cambria, una famosa giornalista di grande esperienza. Guardi. Non è affatto vergine politicamente il sindaco di Firenze. Dai Boy Scout alla Curia, alla Margherita, alla mediazione con l'allora DS che lo ha insediato nella poltrona del presidente della provincia. E poiché appare molto ambizioso a chi lo conosce, ha sfidato alle primarie il candidato di sinistra e ha vinto. Io semmai non andrei da Berlusconi. So che Matteo Renzi ritiene molto nocivo per la sinistra, a cui lui pensa di appartenere, il fatto dell'anti-berlusconismo più spiritato. Devo dire che è difficile però resistere a moti di ripulsa e di meraviglia quando si vedono delle sequenze come quella dello sbarco del Presidente del Consiglio a Lampedusa e l'immagine della casetta che ha aggiunto al suo un plan di case in cui ammette spesso non ha mai potuto mettere piede perché deve fare la politica per salvarci. Insomma, la sua visita ad Arcor non è andata giù, lei ne parla anche in fuori, l'ha spiegata, ha detto un sindaco deve andare a dialogare, però lei che parla tanto di comunicazione non poteva pensare che non era un gesto che comunicava una sua intransigenza, una sua, non so, un suo rigore. Io dal punto di vista del consenso politico, specie su scala nazionale, l'ho sicuramente perso, perché in un momento di radicalizzazione dello scontro, dove o parli bene o parli male, l'idea che un sindaco vada a incontrare Berlusconi, per di più ad Arcore, è una sorta di velata minaccia di tradimento. Però io so che cosa ho fatto, perché l'ho fatto e lo rifarei domani mattina. Io sono il sindaco di una città che è stato raggiunto da una telefonata di Berlusconi per chiedere una mano per i rifiuti a Napoli. Berlusconi ha chiamato 4 o 5 sindaci la settimana precedente a questo incontro e ha detto: io ho il problema di Napoli, sottotitolo, ce ne eravamo accorti, abbiamo bisogno di un po' di compattatori, li sto chiedendo, cioè dei camion che portano via i rifiuti, ti dispiace darci una mano? Detto, e lo fa personalmente Berlusconi? Berlusconi l'ha fatto personalmente, preceduto da una telefonata del prefetto di Napoli, che era l'ex prefetto di Firenze, che io conosco molto bene. Questa è stata l'evoluzione dei fatti. Io rispondo, chiamo l'amministratore delegato dell'azienda dei rifiuti, dico: abbiamo emergenza nazionale, io posso avere tutti i dubbi che voglio su come hanno gestito l'emergenza rifiuti a Napoli, però se il mio paese mi chiede una mano, io sono sindaco di città. Ma c'era bisogno di andare ad Arcore, a casa sua?
Beh, non è che se vai a Palazzo Chigi lo trovi Berlusconi, eh? A Palazzo Chigi trovi Letta e i pinguini, cioè quei signori con il pavigliano, che stanno ad aspettare. Quando Berlusconi mi dice, va bene, poi per l'incontro su Firenze, ti dispiace venire lunedì prossimo da me che ne parliamo? Io vado tranquillamente, perché in un paese normale il sindaco di una grande città incontra il presidente del consiglio. Dice, ma ad Arcore lui fa altre cose. Con me Bunga Bunga non l'ha fatto, questo se mi hanno chiamato... Non sarei all'altezza, ecco, diciamo. Ho visto che chiamano Clooney ma a testimoniare. Sì, di Belen, di chiunque. Se quando c'ero io c'era solo Berlusconi, quindi tranquillo. È andata male. No, c'era la figlia Barbara. La figlia Barbara poi ha detto a Vanity Fair che lei, insomma, gli piace molto, che è un politico che stima. Anche Nicole Minetti ieri ha detto che lei è il suo politico preferito. No, allora. Fermi, non ha detto così. Come no? Però no, ha alla detto che nella sinistra... su chi stimi a sinistra, ha detto Matteo Renzi. Capisco che dice tutto cospira contro di me, però battute a parte sulla Minetti. Io credo che Nicole Minetti, al di là della vicenda personale di quello che lei ha scelto di fare con Berlusconi o con altri, su cui non metto bocca, sono affari, diciamo, che riguardano loro e, da quello che capisco, altri soggetti, poi, cioè i giudici, rappresenti un modello di giovane in politica che a me non piace molto. Anzi, non piace per niente. Perché? Perché uno può essere di destra o di sinistra, però tu te lo conquisti il posto. Cioè tu vai, ti impegni, ti fai un gran mazzo, vinci le primarie piuttosto che fai un'esperienza professionale e vinci la sfida per la quale sei chiamato. L'idea è che siccome io conosco qualcuno perché sono l'igienista dentale o perché sono l'igienista mentale, perché avremo bisogno anche di qualche igienista mentale ultimamente, e siccome conosco qualcuno, questo qualcuno mi dice, ok, vai, ti metto lì, in un posto sicuro dove prendo 10.000 euro netti al mese, mi sembra un'offesa ai tanti ragazzi che si fanno un gran mazzo per fare gli studenti, i ricercatori, i lavoratori, e che, non conoscendo nessuno, non hanno un canale privilegiato. Ecco, io non credo alla corsia preferenziale. Perché ha detto, e ne parla anche in fuori, che il suo partito, il PD, più che di primarie ha bisogno di un primario di psichiatria, possibilmente. Beh, bravo, perché stavano... è un provocatore. È un pochino, sono fiorentino, però no, il problema era in quel caso che stavano cambiando le regole delle primarie a Firenze. Ah, quindi era legato a quella, e quindi, cioè, a quella cosa. Tu è vero che quando ha vinto, poi che è stato eletto, le ha telefonato D'Alema il giorno dopo? Sì, ha fatto una telefonata, siccome c'era stato il giorno stesso la sconfitta di Soru, D'Alema mi ha detto, dice, vedo che sei considerato l'astro nascente della sinistra, ti consiglio di stare attento perché l'ultimo astro nascente l'abbiamo appena maciullato, si chiamava Renato Soru, quindi ha avuto la consueta, diciamo, il consueto stile. No, però D'Alema è sicuramente un personaggio di grande livello. Io però penso che di tattica non si vive, anzi, se mi posso permettere, di tattica si muore. Cioè, con grande rispetto, perché ci vuole il grande rispetto per D'Alema, io penso che il meccanismo che D'Alema ha in testa, cioè quello di avere una sinistra che non è capace di vincere da sola e che ha bisogno di allearsi, che è un discorso serio, che ha una sua logica, ecco, io non lo condivido. Cioè io non penso che noi per andare a governare dobbiamo rincorrere una volta Fini, una volta Casini, una volta Bossi, e dobbiamo rincorrere tutti quelli che parlano male di Berlusconi, che alla fine domani rincorreremo Sara Tommasi continuando su questa escalation. Noi abbiamo bisogno di vincere per quello che noi siamo. Cioè D'Alema, secondo me, è eccessivamente basato sulla tattica. Raccontiamo noi che cosa pensiamo. Questi hanno fatto quello che hanno fatto. Vediamo il governo che cosa sta producendo. Se la sinistra è normale, le prossime elezioni le vinciamo noi. Se invece andiamo a dire no, adesso facciamo un accordo con Bocchino, io ho da capire perché un elettore di sinistra debba dire faccio l'accordo con Bocchino. Non lo capisco. Sarò limitato io, probabilmente. Senta, neanche a farla apposta, un'agenzia di 4 minuti fa... Titolo, Berlusconi, Renzi uomo nuovo, vorrei sfidarlo, dice, finché la sinistra sarà in mano a queste persone non vedo via d'uscita, se la leadership passasse a un giovane intelligente e moderato come Matteo Renzi ne potremmo riparlare. Così il premier Silvio Berlusconi in un'anticipazione dell'intervista che domani pubblicherà il giornale. Tutto... No, questo non lo sapevo, però... No, è uscito ora. Io penso che se ci fosse uno scontro, non tra me e Berlusconi, io faccio un altro mestiere, ma tra una persona della nuova generazione, chiunque essa sia, che parla dei problemi dell'Italia e Berlusconi, noi avremo una grande chance, che è quella di dire, caro Presidente, ma in questi 17 anni perché non l'hai cambiata l'Italia?
in questi 17 anni, al di là delle tue vicende, dei suoi processi, delle tue di tutto quello che vuoi, mettiamo, guarda, noi ti facciamo lo sconto, queste sono tutte questioni che non mettiamo sul tappeto. Parliamo di questioni italiane. Perché la pressione fiscale è sempre quella lì? Perché la burocrazia non è cambiata? Perché l'unica cosa che il governo ci sa dire sulla politica economica è, come dice Tremonti, ma noi non abbiamo fatto la fine della Grecia. Ma che vuol dire non aver fatto la fine della Grecia? Cioè, come se il limite dei nostri sogni potesse essere quello di pareggiare la situazione greca. Come, io tutto rispetto per la comunità ellenica in Italia e all'estero, ma è possibile che il nostro massimo sogno della seconda manifattura d'Europa, di un paese che ha sempre fatto cose belle, che ha un'industria importante, debba essere non far la fine della Grecia? Se noi facessimo a Berlusconi un bel confronto sulle cose che lui non ha fatto in questi anni, secondo me Berlusconi apparirebbe come quello che è oggettivamente, cioè un uomo che ha sprecato l'occasione di governare il paese, perché ha governato in questi 17 anni, non ha più alibi, perché a Bossi la colpa gliel'ha già data, Casini anche, Fini ormai è andato. E rimangono soltanto i soliti noti, insomma, i comunisti e qualche altro. Ormai Berlusconi in questi 17 anni quello che poteva dare l'ha dato. Io mi piacerebbe tanto che qualcuno di noi lo sfidasse per dirgli: caro presidente, ma mi sa che lei, cioè, insomma, non so perché, ma guarda, ce n'è un'altra. Oggi è un bravo ragazzo, ha del talento, prosegue il premier. A proposito di Matteo Renzi, in un'intervista che sarà pubblicata domani dal giornale: quando è venuto ad Arcore mi sono permesso di dargli un consiglio per rinfrescare la sua immagine un po' ingessata. Gli ho detto: sorrida, si faccia vedere in giro con tante belle ragazze e racconti un po' di barzellette. E soprattutto non si lasci contagiare dalla tristezza che affligge i suoi colleghi della sinistra. E il premier ha concluso: la mia casa per lui è sempre aperta. No, ora, questa è strepitosa, perché era un altro Renzi. Cioè, nel senso che io... È vero che le ha dato questi consigli? Sinceramente no. Non anche le ha detto che la sua immagine è un po' ingessata? No, magari lo pensa davvero e forse lo è, e comunque io, ecco, accanto alle... Non le ha detto Puppy si Girls... faccia vedere in giro con delle belle ragazze? Ma guardi, era un altro, secondo me, non vorrei che mi avesse confuso per Emilio Fede, però al di là di quello... C'è solo una cosa che condivido in questo ragionamento. Berlusconi ha sempre saputo dire agli italiani parole di ottimismo. Anche a vuoto in alcuni casi, ha sparato a però ha sempre avuto questa capacità. Del resto lui nasce come uno che raccontava ai suoi venditori: tenete il sole in tasca, che è un'immagine, come dire, da grandissimo venditore. Io penso che la sinistra invece un po' troppo spesso sia triste. Vede che però, ha ragione. Sì, ho capito, penso che nel mio modello di sorriso, di felicità, non ci sia il bisogno di essere accompagnato da belle ragazze, ma ci sia bisogno di vivere la vita piena, di vivere l'intensità. Sindaco, sa che giorno è oggi? Oggi è uno scherzo questo qui, è meraviglioso, mi sembrava strano. Però non sei scomposto, eh? Posso essere sincero, quando ho sentito dire la mia casa è sempre aperta, ho detto: devo chiedere per Firenze ancora 100 milioni per il teatro e la musica. Ero pronto a fare l'elenco, ma in realtà adesso è una fregatura. C'è rimasto un po' male. È molto, però questa cosa delle ragazze non me l'ha detta, quindi è una verità, l'ha confuso con un altro. Però mi immagino che sia pesce d'aprile, un po' così. Ci sono cascato come un fesso. Grazie e buona fortuna. Grazie. Arrivederci. Vabbè, è la prima volta della mia vita che mi riesce un pesce d'aprile. Sono molto contenta, ma cioè, neanche quando ero piccola me ne ero riuscita. Con Renzi ce l'ho fatta. Va bene, tra poco Don Gallo, poi Folco Terzani e poi Enrico Bertolino. A tra poco. Barbariche in diretta da Milano. A luglio compierà 83 anni, è in tournée per i teatri italiani con Io non taccio, ma non è un attore, è un prete, Don Andrea Gallo. Benvenuto. Premetto, io a Arcore non ci sono stato. No, eh. Però, mi scusi, se la chiama Berlusconi e gli dice: Don Gallo, faccio una bella donazione per i suoi ragazzi, secondo me ci va ad Arcore. Questo potrebbe essere un casino, perché abbiamo tanti di quei debiti. Con tutti i tagli ai servizi sociali, direi che dovremmo dire no.
ci vada ad Arcore, vuole un consiglio? No. Che come venga a Genova, c'è un bel paesaggio, eccetera. Lo aspettiamo lì con i sacchi, sacchi di soldi. No, lo aspettiamo a Genova, pronto per accogliere. La nostra è comunità di accoglienza. E si cammina insieme per cambiarsi. È un salesiano cambiarsi. Come lei. Don Bosco aspetta, è come se fosse sempre la porta aperta. Ecco. Lei l'ha mai incontrato, il Presidente? Una volta in una trasmissione. E non l'ha sedotta, seduce tutti? Un Santoro che lavorava alla Mediaset, quindi non era ancora Presidente. Mi sembra che il tema fosse, tra l'altro, di serial killer si parlava, perché a Genova c'erano assassini, eccetera, eccetera. E io nella mia trasmissione, come figlio di Don Bosco, ho citato Don Bosco. Alla fine mi aiutò a scendere da questi sgabelli, quasi abbracciandomi, e con gioia mi disse: anch'io sono ex allievo di Don Bosco. Proprio gioia. E io gli ho detto: cavaliere, anch'io. E quindi stiamo attenti, perché se non ci comportiamo bene, Don Bosco si gira nella tomba. E lui è rimasto un po' così, io spero che ci pensi, perché Don Bosco è veramente grande. Allora, in libreria con Sono venuto per servire. La prefazione di Loris Mazzetti al suo libro Intervista inizia con questa frase: drogati di merda. Così Don saluta i suoi ragazzi che gestiscono l'osteria Lanterna di Genova. Non è vero. No, come no? È vero, no. Io forse sono uno di quelli che posso permettermi, no, ai drogati che da tanti anni sono schiacciati da questo proibizionismo becero, non so come definirlo, proprio abbiamo lasciato tante vittime per la strada. Allora questo mio modo di parlare quasi dice: ma Don Gallo è uno dei nostri, non più o meno drogato. E quindi accettano volentieri, perché stiamo facendo una lotta da tanti anni per una vera emancipazione, una vera lotta alla droga e allo spaccio, alla mafia, e non la lotta a tanti ragazzi e ragazze che in 40 anni abbiamo distrutto già forse due generazioni. Pensi, le coltivazioni aumentano, le raffinerie aumentano, lo spaccio capillare in tutto il mondo aumenta, tutto riciclaggio sporco viene riciclato, e noi condanniamo con una legge Fini Giovanardi che solo dal punto di vista scientifico non ha nulla. Sa che hanno riproposto il test antidroga per i parlamentari? Forse c'è bisogno, ma io penso che, perché vedi, la droga ti rovina la mente. Io penso che loro hanno altre droghe, al di là delle sostanze stupefacenti, ormai secondo me è una droga del potere. Hanno veramente una droga dell'individualismo, dell'egoismo, cioè non hanno l'antidoto che è chi siede, ma qualunque cittadino o cittadina, chi siede in Parlamento, l'obiettivo prioritario deve essere il bene comune. Ecco il libro, il titolo, hai visto? Io ho incontrato Gesù a 20 anni, e come, fatti i conti, io a 15 anni, che bello, qui mi sembra di essere a bordo, perché io ero marinaio a 15 anni, quindi puoi immaginare, in piena guerra, a 16 anni e mezzo partigiano, e poi via via a 20 anni. Ma quindi è arrivata tardi la vocazione? E certo, perché ho incontrato un salesiano, un figlio di Don Bosco, vedere questo rapporto nuovo di educatore e educando. Perché tu volevi fare il marinaio. Ero al nautico, quindi io stavo per imbarcarmi e ho incontrato Gesù, mi ha dato il biglietto da visita, sono venuto per servire, qui manca il finale, e non per essere servito. È che a 20 anni mi sono imbarcato sulla nave di Pietro, e non ti dico che mare è burrascoso. Beh, burrascoso sì, anche perché insomma tu sei un scomodo come prete, sempre. Insomma, nell'introduzione di Mazzetti, che si vede che ha deciso di far capire subito che tipo eri, c'è una specie di test, cioè di domande che ti fa a bruciapelo, e tu rispondi che se uno non ti conosce si spaventa un po', perché dice: allora, le chiedo di rispondermi velocemente con poche parole, che cos'è per lei l'omosessualità? È un genere dell'energia umana. È un genere come quello maschile, il tuo femminile, transessuale. È questo,
questa forza di energia umana che ha tutti questi generi. Un dono di Dio, risponde. Un dono di Dio, certo. Se parlo ai credenti. Se i credenti fanno riferimento a questa divinità creatrice, creatore, onnipotente, è il piano di Dio. Noi tutti gli esseri umani nascono sessuati, con una differenza di genere. E perché questa omofobia? Perché questa discriminazione? No, e lo chiedo a lei. Io dico, guardi che il Vangelo Gesù non parla mai dell'omosessualità. Come mai? E allora sono fratelli. Ma lei ne parla di queste cose in Vaticano? E quando mai ci sono entrato io in Vaticano? Ma ne manco nell'anticamera. Col suo vescovo. Pensa che il mio titolo è cappellano feriale e festivo della parrocchia di San Benedetto al Porto, che conta meno del sacrestano. Quindi non ha fatto carriera. No, proprio carriera proprio. Però ha fatto una certa carriera nella società, perché insomma Don Gallo, adesso va anche in teatro, in giro per l'Italia, i libri. In teatro perché questi giovani mi chiamano, vogliono che li sostengano. Abbiamo fatto 5 o 6 ore di prova, sono sul teatro e ho incontrato qui una ragazza, l'ho visto a Milano, mi fa un autografo. Ma guarda che... Però mi hanno dato dei testi del Savonarola, pensa, 5 secoli fa, attuali per il bene comune, contro i ricchi e i potenti, contro la vacca Italia, questa Italia che si perde, contro la leonessa che è la chiesa vorace che si mangia, tu pensa, copre la pedofilia, poi a un certo momento il tema della pace. E noi siamo di nuovo in guerra. E allora mi sono entusiasmato e dico, vabbè, io vado. Accompagnato da musicisti, io non taccio, è questo il punto. Capisci che io quando vengo qui da te non devo dire, ma adesso mi conviene dire alla bellissima qui, no, io non sono né padrini né a destra, a sinistra, al centro, alla chiesa, io dico quello che ho nel cuore, perché chi mi spinge è la mia passione per l'uomo. Però bisogna dire che non ti hanno mai scomunicato, è già qualcosa. Io ho già avuto 5 cardinali, pensa come sono bravi i miei vescovi, vedi? Hai visto che non mi... Manco ammonito. Ma perché neanche io continuo ammonito a dire loro? La mia non è una contestazione. No, perché qua se io continuiamo... Io nella Chiesa Cattolica, scusami, sono a casa mia, e allora io scheda, il mio è amore. Allora, uso del profilattico è ammesso? Secondo la te? La Chiesa no, è terribile. No, parlo del tuo pensiero. E certo, ci mancherebbe altro. Ti racconto questo, veloce. Ho incontrato, è già morto, quel grande gigante della carità, che era padre l'abbè Pierre, stai sentito, Francesco? Certo. Era sul Trentino, era vecchio, ormai parlo di qua. E dico, padre, mi dica un po', perché qui io vivo in mezzo alla strada, la mia università è la strada, tutta questa gente, e questo contagio, no? Il contagio è una malattia infettiva, l'HIV non c'è manco ancora oggi, e il vaccino. Mi dico, ho capito, poi il preservativo, parlava in francese, allora poi c'era uno, spiega. Allora dice, se vengono da me, 2 giovani cattolici miei, e mi dicono, infatti l'ho detto una volta in trasmissione al Cardinal Tonini, guarda che me l'ha detto l'abbè Pierre, e stia a sentire. Allora, e dice, vengono da me e mi dicono, abbiamo avuto un rapporto sessuale prematrimoniale. Dirò loro che per la nostra morale cattolica è un peccato, la preparazione al matrimonio. Ma se alla mia domanda, se hanno usato il preservativo, la risposta è negativa, dirò loro che non solo hanno fatto peccato, ma sono criminali, perché avrebbero potuto contagiarsi e via via contagiare anche altri. Capisci che è un semplice mezzo, come l'arca di Noè, c'è cioè il diluvio. E allora noi marinai, quando avevamo un naufrago, pensa a un naufrago, durante la guerra, noi dicevamo sei americano, sei inglese, sei francese, allora vai, ma allora no, il naufrago è sacro. Si butta la ciambella, subito, immediatamente. E ho avuto anche qualcosa con qualche cardinale, quindi il preservativo. Poi ho detto, eminenza, guardi che noi abbiamo l'unità di strada, ma guardi questi no, tu devi andare dai giovani con i principi, tu devi andare qui e là. Ma dico, eminenza, anch'io propongo la morale cattolica. Ma si rende conto, dico, i rapporti sessuali sono diffusi. Gli ho detto, eminenza, lei se non sta attento è eretico. Cosa c'è? Io cerco di sdrammatizzare. Eh sì, perché ormai col Concilio Vaticano ormai è confermato che c'è il primato della coscienza personale. E allora io propongo
ma non impongo. E allora loro fanno questa scelta, vogliono cautelarsi, vogliono evitare il contagio. E quindi io cerco veramente di essere al loro servizio. Sì, ma io mi chiedo se qualcuno l'ascolta, ti ascolta, insomma. Se qualcuno mi ascolta, io so che a volte lancio dei messaggi, sono come pietre che bruciano la mia mano. E io le lancio. Io sì, non ma qua qualcuno è venuto merito, a dire qualche collega. Nessun merito, però se il messaggio è valido. Qualche collega prete che viene e dice, Don Gallo, hai ragione, lo penso anch'io. Dovrei dire che nel segreto, come dire, nel nascondimento, nel silenzio, si rendono conto che bisogna essere a servizio. Anche lì mi sa che Gesù di anticoncezionale non ne parla. Bisogna lasciare questa libertà dei figli di Dio, questa scelta, questa possibilità. Ed ecco, naturalmente, io da quanti anni che dico che bisogna, me l'ha detto Augias, dice, guardi che il Papa l'altro giorno, più di un mese fa, si è lamentato che sta nascendo in Italia le scuole in Europa di educazione sessuale. È molto preoccupato. Gli ho detto, Augias, mettimi in contatto col Papa, Santo Padre, dovresti essere contento. Siamo consapevoli. Non è mai andato a trovarlo, Papa Ratzinger? Mi dice una cosa, che ci andrei, chissà che ci senta stasera. Magari. Quindi a parte gli scherzi, perché la non coscienza va a personale. Tutti anche i cappellani vanno a trovare. E io lo chiedo adesso, Santo Padre, voglio un'udienza, vediamo quando arriva, vedrai che lo sentono. Il primato della coscienza cosa personale. Cosa gli direbbe se andasse dal Papa? Un Concilio Vaticano III subito. Per fare cosa? Come Papa Giovanni, dai venite, che i temi centrali, prima la sessualità, che roviniamo un mucchio di gente con le nostre crociate, la bioetica e l'aborto e la coppia di fatto, coppia non di fatto, questo, ma cosa siamo qua? Santo Padre, io non sono niente, troviamoci, vengono tutti i teologi. Ma poi basta di dire, insegniamo a questa gente che Dio è padre e madre. Cioè la completa paternità, la completa maternità per emergere. Vi rendete conto voi donne, immagino una lesbica, ma anche una donna, se continua a essere in uno stato di inferiorità. Solo del 68 cominciava a dire la donna, ma noi, cioè nasceva il femminile, ancora, proprio subordine. Cosa ne pensa del sacerdozio femminile? Anche, perché io non mi sembra che Gesù è venuto, pensa, io amo tutti i miei fratelli e le mie sorelle, tutte. Poi si ferma e fa, le donne un po' meno. Non l'ha fatto, non ci risulta. C'è un errore grave, dottrinale. Nella dottrina della Chiesa l'unico sacerdote è Gesù, il ponte tra Dio e gli uomini. Tutti i battezzati partecipano di questa dignità sacerdotale e le donne no. Il Concilio adesso, sì è vero, c'è il sacerdozio universale, però essenzialmente si distingue, come essenzialmente? Se è unico, è l'unico sacerdote, è l'unico che si dona, quindi l'unica vittima, l'unico offerente, chi vuol partecipare di questa rigenerazione del mondo intero, della salvezza, e allora di un mondo nuovo possibile. Lui annuncia il regno, quindi l'ha annunciato, quindi è già, e noi c'è un altro libro, come in cielo, io quando dico il Padre Nostro lo dico così in cielo, come no, come in cielo, cominciamo qui a volersi bene, cominciamo qui i rapporti umani, cominciamo qui a far la pace, ma bene, totale, cominciamo qui alla giustizia, cominciamo qui ad accogliere i migranti e non sbatterli, distingue, eccetera, sono fratelli, sono sorelle, ecco direi, guardi Santo Padre che temi. La sessualità è il primo, sarebbe veramente. Perché io una volta l'ho detto a un vescovo, ma dica un po', avevo confidenza, non un cardinale. Secondo lei la sessualità è un dono di Dio, questo piano, o un castigo del demonio? Sai, il demonio l'ha buttato. È un dono di Dio, è chiaro. Ha detto il cardinale. Questo vescovo. E allora cos'è? Cresciamo, sappiamo che siamo fragili, vogliamo maturare, accettare quello che è. L'affettività, la sessualità, il piacere, per arrivare anche alla paternità e maternità responsabile, però nel rispetto di qualunque affettività. Le posso chiedere se è mai stato fidanzato, lei, come? Don Gallo? Lei è mai stato fidanzato? Chiamine, prima di andare a... ci mancherebbe altro. Quindi sa di cosa parla. Certo.
E poi l'amore, l'amore che qua non è c'è un grande sacrificio la castità? Ma non è sacrificio, cosa vuoi ti dire? Magari, sacrificio che magari finisci nella pedofilia. E quindi guarda quindi che è sacrificio. Un sacrificio. È un tormento. Hai capito? Allora il celibato. O il celibato, ecco uno dei temi del nuovo concilio. O cioè lei vorrebbe anche che i preti si sposassero? E certo, ma stenta, o il celibato è una scelta, allora sì che è elevato. La Chiesa ortodossa orientale, da sempre, i miei compagni dell'Ucraina, ho fatto l'università con loro, fino al diaconato, poi possono scegliere. Possono scegliere il celibato, possono scegliere il matrimonio. E non vengono cacciati via da presbiteri, ecco il termine, sacerdoti, non c'è niente di sacro, non c'è né il Papa, non è sacro, il Vescovo, non è, noi non siamo sacri. Non c'è niente, capisci cosa vuol dire sacro? Quindi questa, e quindi questa possibilità di scelta, di crescita, di rispetto di tutti, dell'esperienza, capisci che questo è veramente. Però mi sembra quello, un po' isolato. Tu pensa, Don è isolato. Guarda che in questo periodo 143 teologi di lingua tedesca, tedeschi, austriaci, svizzera, tedeschi, hanno scritto al Papa. 143 teologi, gli hanno detto, Santo Padre, ci vogliamo incontrare, perché vedi, la Chiesa è sempre gloriosa, la mia Chiesa, la mia casa che amo, tante testimonianze di Gesù anche anonime, che bello, pensa, io penso a mia nonna, a mia mamma, tante persone umili, semplici ancora oggi, che magari non vanno in Chiesa, sempre penitence, vedi che la Chiesa in questi ha capito di chiedere perdono perché sbaglia, e fa lì. Sempre reformanda, se la Chiesa ogni giorno non si incontra come assemblea, allora incontriamoci. La gente, il grande dono di Dio è la nostra intelligenza, la creatività, la spiritualità. La religione dovrebbe essere veramente quella che fa emergere la spiritualità, invece la danneggia, la strumentalizza, allora si fa le crociate. Capisci il mio dramma qual è? Il mio dramma è che io mi sento uomo, quindi devo appartenere ho una coscienza civile, quindi vedi, nonostante il mare burrascoso, io sono contento che come scienza civile, partigiano, io la mia bussola ce l'ho, vedo, siamo nel mare. Qual è la bussola? La Costituzione Repubblicana. Padre Rossetti la chiamava fiore pungente. La seconda bussola, il Vangelo. A tutti dico, compresa al Papa e ai Vescovi, dove verifico la mia fede evangelica? Con una legge dello Stato? Così mi dà l'otto per mille? No. O l'aiuto, non so, qui, là, su, no, e io ti do il voto, scambio, questi sono abbracci mortali, non ha niente a che fare con la libertà della Chiesa di Gesù. Dove la verifico? La fede evangelica? Con presso le curie, presso le cattedrali? No, la fede si verifica solo davanti a Gesù, tutti insieme. Ripeto, Don Gallo, tu hai compi 83 anni, quindi fai a luglio. A luglio, quindi ne hai 82. Fa il prete da 60 anni. Più di 50 anni. Ecco. Sono stato ordinato, vedi, presbitero, non dire sacerdote che non esiste. Non ti piace. No, non esiste. Presbitero, l'anziano dell'Assemblea dei Cristiani. Il primo luglio del 59. Sai cosa mi ha detto mia mamma quel giorno? Famiglia, operaia, poi. Dice, guarda, ho trovato qui, cosa ha detto mamma Margherita a Don Bosco? Cosa ha detto mamma? Mi sai, la mamma leggeva, autodidatta, semplice, terza elementare. E dice, guarda, la Margherita, io lo dico. La Margherita ha detto, Giovanni, a Don Bosco, il giorno. E adesso io ti dico a te, Andrea, adesso che sei prete, se diventi ricco, non ti riconosco più come figlio. E quindi la Chiesa povera. O la Chiesa è povera o non è? La domanda che ti volevo fare è, in questi oltre 50 anni è cambiata la Chiesa? Abbiamo avuto, nel Novecento, cosa sono i grandi eventi? La resistenza con la Costituzione, veramente eventi positivi. La primavera della Chiesa, il Concilio, che chiude il 7 dicembre 65, Papa Giovanni, ci dà tutte le strade, te l'ho detto, il primato della coscienza. Tutti libertà, vuol dire egalità, vedi già gli illuministi francesi, questo grande avvenimento è il 68, non ce n'è altri. E dopo? E dopo
E dopo ad adagio 80, 90, siamo di nuovo in un imbarbarimento totale. Io sentivo prima il sindaco in Firenze, faccio tanti auguri, giovane, brillante, non si rende conto che non siamo in una crisi politica, siamo in una crisi di sistema, quindi di lunga durata. E allora l'impegno ai movimenti faticosi, il movimento non deve finire al tramonto, riuscire ad avere una legge elettorale, diceva bene all'inizio della trasmissione, addirittura noi abbiamo una legge che anche qui che la forma la chiamano porcata, pensi dove possiamo. E allora è lunga, preparare i movimenti, l'educazione, la scuola, ti rendi conto, io mi incontro, ecco qual è la mia maturità, la mia università è la strada e gli incontri. Io mi ricordo del 2001, quindi voglio ricordarlo alla RAI, perché qualche cattolica l'ha trattato male, e venne da me durante il G8 Monicelli, non l'avevo mai incontrato, mercoledì, al giovedì viene Ettore Scola. Ecco, vedi, posso raccontare, pensa al mio direttore spirituale da anni che è Dario Fo e la Franca Rame, e il mio insegnante di teologia che è Paolo Rossi. Ma tutta gente di sinistra però. Come? Tutta gente di sinistra. Ma che sinistra? Non esiste, quello là dice la sinistra, non esiste, non esiste più, o esiste il fuoco, la passione per l'uomo e l'amore. Poi c'è i valori, allora i valori socialisti, i valori, e quindi capisci. Ma qualche amico di destra ce l'hai? Ma io sono fratelli miei tutti. Ci mancherebbe altro, però vuoi camminare con me? E ripartiamo dagli ultimi. Don Milani, quando gli dissi, oh Don Milani, cos'è la politica? Don Lore, la politica dice uscire tutti insieme dai problemi con una peculiarità, ripartire dagli ultimi. I vescovi dell'81 hanno ricevuto la visita dello Spirito Santo, consiglio permanente della CEI, vai a vedere un volumetto piccolo, la Chiesa italiana e le prospettive del paese, i giornalisti devono anche ripartire dagli ultimi, e questo è il segreto mio. E allora vado a braccetto, se non vuol partire con gli ultimi, e questo è il mio segreto, di continuare veramente a essere a servizio. Quello che sta succedendo in questi giorni, insomma, è un po' il tuo Te lo dico io qual è, l'ha detto un vescovo qualche anno fa, alla messa dei caduti, al cimitero monumentale di Milano. Il vicario di Tettamanzi, non mi ricordo il nome, ma ha mandato il testo. Lui ha detto, è iniziata l'eutanasia della democrazia. Però io ogni mattina sono sulla testa. E allora ecco che stimolo gli indifferenti. L'indifferente proprio fuori dalla storia. Del 17 Gramsci, ecco un altro maestro. Del 19 Gramsci dice, oh ragazzi agitatevi perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, ecco dove ricomincia la politica, non questi incontri, 100 milioni per là, questi vado là, io sono, niente, agitatevi, poi organizzatevi che abbiamo bisogno della vostra forza. E poi soprattutto ragazzi, guardate quanti giorni, studiate perché abbiamo bisogno della vostra intelligenza, quindi è un cammino lungo la democrazia. Io l'ho vissuta proprio nella pelle. Ma la ci resistenza. Si può sperare? Certo che c'è la speranza, però è una strada molto lunga. Molto lunga e soprattutto l'incontro. Ci vuole l'incontro, tu dicevi sinistra. Ormai l'incontro proprio dei valori. Ben vengono i valori costituzionalisti liberali, ma ben vengono i valori marxisti, umanità e umanisti. L'incontro con i valori evangelici di un cristianesimo liberatore. Di qui non si scappa. Lei, tu che vivi con... Dammi del tu perché io sono un bambino. Tu che vivi con gli ultimi, dici. Nel libro, tra l'altro, è anche molto divertente. C'è una scenetta dove aiuti della gente a scaricare delle casse di notte e poi si scopre... Perché non arriva una pattuglia di polizia e il commissario scende. Ma fai Gallo qui? E do una mano per caricare sti ragazzi. Ero passato, oh ciao, sai, le 3 di notte. E scherzando, cioè, i preti non lavorano mai, sai, ma parlo di anni fa, come non lavorano? Io arrivo, boom, ma guarda che abbiamo ricevuto un'informazione, e questa qui è un furto. Allora che va, ragazzi tutti fermi, abbiamo sbagliato, dovevamo scaricare al 125, siamo qui al 140, abbiamo sbagliato, dai, vediamo, raccogliamo tutto, mettiamo tutto a posto, commissario, il commissario se n'è andato, abbiamo messo a posto tutto. Ma perché non vai mai a dormire la notte? Mi si aprono gli occhi, perché io ho visto nascere la democrazia. Avevo 17 anni e mezzo, quando Genova era liberata.
voglio riveder nascere la democrazia, che Dio mi spieghi. Hai capito? Posso ancora dire una cosa? Sì. Avrei un desiderio. Dici. Io ho ritrovato dei cantautori, soprattutto uno che sai, la mia colonna sonora è De André, ecco perché sono sempre in direzione ostinata e contraria. Sì. E ho capito da troppo tempo che dai diamanti non esce niente. E dall'età mi sbocciano i fiori. Io vorrei andare il 1° maggio, lo dico, tu puoi aiutarmi. C'ho due cantautori, uno ha cantato con De André. Il 1° maggio c'è la beatificazione di Wojtyła. Niente, gliel'ho fatto sapere a Roma. Se non mi beatificano il San Romero del Salvador, che è lì che aspetta da 31 anni, io non ci vado. Io con tutto il rispetto per Wojtyła, se mi... Allora, un'occasione, perché Wojtyła deve dire qualcosa a Romero, nei colloqui. Beatifichiamoli insieme, ecco la pacificazione. È stato ucciso da un killer. Tutti veramente i dittatori sudamericani. E però io voglio andare il 1° maggio, io non andrò alla beatificazione. Se non beatificano San Romero del Salvador, la pace, la liberazione, le comunità di base, la teologia della liberazione. E quindi il 1° maggio cosa fa? E vorrei, con questo che ha cantato con De André, che è Max Manfredi, che ha cantato proprio la Maddalena, hanno fatto, io gli ho dato una mano, voglio andare con loro, perché poi c'è un collaboratore, Max Manfredi e Claudio Ronconi. Il 1° maggio sul palco, il canto nuovo della Resistenza. Cioè attingere ai resistenti, uomini e donne del 43, 44, 45 e ai nuovi resistenti, che ce ne sono, però bisogna dargli coraggio, bisogna dargli questa spinta. Quindi vorrei cantare, vado anch'io a cantare, pensa che voce, no? Però canterò anch'io questa ballata nella Resistenza, che veramente si scopra ancora una volta che la speranza grida più forte del male. Quindi 1° maggio Roma, ci sarà il mondo, perché c'è la beatificazione. Niente, io vado, e tu sei i canti, sì, il canto nuovo e sperando di vedere vicino alla faccia di Wojtyła la bella faccia, tutti in America Latina, tutta la chiesa anglicana, luterana ricorda tutti gli anni, è stato il 24 marzo, la chiesa luterana anglicana ricorda San Romero, perché è il vero Vangelo che si fa carne, che cammina con gli oppressi, che cammina col Vangelo, che veramente dà una spinta, dice al potente dove sono i desaparecidos. Ecco, io vado volentieri in San Pietro, se li beatificano insieme. Quindi, però poi lasciatemi andare con tutto il mondo. A cantare. A cantare. Il canto nuovo della Resistenza. Grazie, grazie Don Gallo. Grazie, bevi pure. Grazie mille. Mi permetti? Di nuovo. Grazie. Per chi non avesse capito quali sono le passioni di Don Andrea Gallo, il prossimo ospite si chiama Folco Terzani. Benvenuto. Beh, anche Folco Terzani è un tipo piuttosto spirituale, anzi forse più spirituale di Don Gallo, che è molto sanguigno come, bella, come prete. Beh, Don Gallo, lo conoscevi? No, mai conosciuto, avevo detto le cose belle. Don Gallo e Don Gallo. Allora, benvenuto, bentornato, Folco, documentarista, viaggiatore, autore, ora anche sceneggiatore del film La fine è il mio inizio, che da oggi è al cinema e che è tratto dal libro che tu hai scritto insieme a tuo padre per Longanesi. Allora, mi sono chiesta, Folco, sono 7 anni che tu ti occupi di tuo padre. E non sei stanco di questo lavoro? Sì, ce n'era bisogno, cioè volevo farlo, mi è piaciuto, ho imparato tante cose, perché in fondo le parole sono una cosa, però devi ripassarle molte volte per capirle veramente. Per cui c'era sostanza e valeva la pena ritornarci. Ora ho finito. E comunque già da un anno o due faccio le mie cose a parte, però ho mandato avanti anche questa cosa qui e ora con questo finisce, credo. Quindi questa è l'ultima cosa che l'ultima. Tu fai? Sì, sì, sì. Poi dopo... Il film. Sì, sì. Cioè mi è stata proposta
E ho detto, boh, proviamo anche questa. È una cosa rischiosa il film, no? Il film è una cosa... perché i film tendono ad essere grandi e allora se uno sbaglia, lo sbaglio è grosso. E mi sarebbe dispiaciuto molto se dopo tutti questi anni si avesse fatto una cosa sbagliata, che rovinava l'idea giusta, perché presentata da lui stesso, di una cosa. Però ho visto che c'era una cosa seria, di questi tedeschi erano venuti davanti con questa proposta di fare una cosa abbastanza... ascetica, cioè all'osso proprio, non è un film, no? Non è un filmone con tutti in bikini nelle sparatorie, cioè una... e poi con questi due attori, Bruno Ganz e Elio Germano, che in fondo sono, sì, che si è detto, rischiamo, dai, proviamo, se no... Beh, intanto sono due grandi attori, sono una buona premessa, però il film che ho visto e che mi è piaciuto è fatto con la tua famiglia e la tua casa. Sì. E mi sono chiesta, ma come deve essere strano rivedersi? Cioè c'è un'attrice che fa tua madre, un'attrice che fa tua sorella, ci sei tu, Elio Germano che fa Folco Terzani e poi c'è Bruno Ganz che fa Tiziano Terzani. Quello è strano, noi non si voleva questo per nulla, cioè io speravo che siccome era una produzione tedesca l'avrebbero fatto in uno schloss, in un castello tedesco da un'altra parte, facendo tutto diverso, perché l'essenza è quello che passa, no? Cioè, c'è una cosa che deve passare... No, quando l'arte cosa è? Devi passare delle idee, delle situazioni e lo puoi fare in tante forme, lo puoi fare nel cinema, lo puoi fare scrivendo, lo puoi fare nella musica, non importa che forma. Questa del cinema è una forma, questa è la forma contemporanea moderna, no? Prima c'erano le statue, ora le statue non fregano più niente a nessuno, ma prima quando Michelangelo faceva una statua c'era tutta Firenze e si radunava a vedere sta statua, no? E ora queste, le statue non funzionano, i libri, vabbè, sì, un pochino li leggono, ma non è una gran cosa. Il cinema è il tentativo di comunicare con più persone, no? Per cui si è detto, proviamo questa forma qui. Io ricordo una frase di tuo padre che diceva che era meglio un libro, perché un film... È come una scureggia. Fa un gran puzzo per un po' e poi passa. Tanto per capire, no? Chi era Tiziano Terzani. Sì, 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 infatti lui credeva nelle cose... Cioè dice il libro dura di più. Dura di più... È vero, probabilmente il libro è molto più profondo, no? Il film il libro è 500 pagine, il film sono 80, devi ridurre tutto all'osso. Però dall'altra parte vedi questa natura, vedi le nebbie parlano da sé. Sì, che c'è... Insomma, alla fine si è fatto a casa vostra. Sì. E quindi tutta la troupe, immagino tante persone. Tanti, sì, che sì. Vanno in vaso. Ci hanno invaso, però belle persone, devo dire, tranquilli, disciplinati. Tedeschi, organizzatissimi, bravi. Beh, ci siamo trovati benissimo. Tu sei mezzo tedesco. Io sono mezzo tedesco, per cui non era tua tanto mamma scioccante. È tedesca. Non c'erano mai stati così tanti tedeschi all'Orsigna dalla Seconda Guerra Mondiale, per cui era, no? L'ultima volta che erano venuti in massa era una cosa... Questa volta... La mamma si sarà trovata bene. Sì, no, questa volta sono arrivati, sono sbarcati questi camion enormi in una piazza. No, ci sono 60 persone all'Orsigna, sicché c'erano quasi più tedeschi di quanto c'erano orsignani. Sono arrivati questi due camion, si sono aperti, uno si aspettava luce, birra. Birra per tutti, allora hanno fatto subito amicizia con la gente e c'è stata questa intesa fra questi due gruppi. Allora, nel film, come nel libro che tu hai scritto, si parla della fine di tuo padre, della morte di tuo padre, però ne parlerei dall'inizio e sì. Quindi diamo la pubblicità e poi ne parliamo e facciamo anche vedere un pezzetto del film. A tra poco. Siamo con Folco Terzani e parliamo del film tratto dalla fine è il mio inizio. Ha detto Folco che poi non ne parlerà più, quindi godiamoci quest'ultima volta. È perché comunque gli amanti del pensiero di tuo padre sono tanti. Ma il pensiero è importante, non vorrei più parlare della figura, ecco. Cioè il pensiero importante deve continuare, anzi forse è proprio il momento adesso per questa cosa. E per quello forse che è un buon momento, cioè un film difficile, no? Allora il film però lo semplifica questo pensiero, questo incontro tra voi due. Diciamolo a quelli che non conoscono, che non hanno letto il libro, che non conoscono... No, lo semplifica allora, in maniera buona. E cosa succede? Succede che nel film, sì. Però corrisponde alla tua vita, sì, che sì. Tuo padre, grande giornalista che ha viaggiato per tutta la vita in Oriente, si ammala di cancro e ti chiama
tu vivi a New York, studi cinema, ti telefona e ti dice, cosa ti dice? Sto per morire, se c'hai voglia torna a casa e stiamo insieme per un po'. E fammi tutte le domande che mi hai sempre voluto fare e ci si parla, fino alla fine. E io ho detto che occasione straordinaria, voglio fare proprio questo. Perché ero interessato di capire cosa aveva imparato in questa vita. In una lunga vita, in giro per il mondo, a fare il giornalista, a conoscere tante persone, a guardare il mondo da molti punti di vista. No? Questa è la cosa di cui abbiamo proprio bisogno in questo momento. Se ci vogliono idee nuove bisogna andare in giro a cercarle. Ecco, questo è quello che lui faceva. Andava lontano a vedere le varie cose, andava a vedere le rivoluzioni di qua, le guerre di là, i vulcani di là, no, tante cose, e poi alla fine cosa sono le tue conclusioni? Dimmelo, babbo, prima di morire. Era questa l'idea, e allora era bellissimo stare insieme e potervi fare queste domande. Il fatto è che lui ci aveva qualcosa da dire alla fine, e questa cosa la sentivo attuale, vera, importante, e per caso era mio babbo, sì, che gliela potevo proprio chiedere così. E questo secondo me è la cosa che deve continuare, questa cosa, perché al momento il sistema scricchiola. Don Gallo ha detto una cosa molto bella prima, ha detto il problema non è politico, è del sistema. Il politico va e viene, no? Però il sistema stesso scricchiola, questo è un sistema che va avanti da varie centinaia di anni, però questa idea della crescita continua, con sempre più persone, non ci va più bene. Cioè, negli ultimi 3 anni sono successe un sacco di cose interessanti. Cioè, prima c'è stato il collasso del sistema finanziario, che poi si è ripreso, ora è riappiccicottato, perché non può continuare, no? Non può continuare questa crescita, non la vogliamo nemmeno a un certo punto. Forse non funziona più perché non la vogliamo più, non ci porta più i risultati che volevamo. Per molti anni ce l'ha portati, ci ha tolto dalla caverna, siamo cresciuti, abbiamo molte cose belle, però non vogliamo una continuazione di questo sistema che alla fine porta i bambini a vivere all'undicesimo piano di un grattacielo a giocare alla PlayStation, non è quella la bella vita. E poi ora c'è questa cosa interessante, il Giappone. Cioè, il fatto che si sono scassati i reattori nucleari in Giappone non è quello il fallimento della società giapponese. C'era già il fallimento prima nella società giapponese. Tu ci hai vissuto in Giappone. Io ci ho vissuto e il problema era chiaro. La gente lavorava troppo, lavorava per creare prodotti ma non per stare bene. Cioè, il tasso dei suicidi altissimi, i giovani che si trovano su internet per suicidarsi insieme. O il fenomeno dei shut-in, i ragazzi che rimangono rinchiusi in casa, nei loro appartamenti, non escono più per anni, non vanno più a scuola. Tu quanti anni avevi quando stavate in Giappone? Io avevo 16 anni. Però si e sentono queste cose. Hai? Beh, mi ricordo questa tecnologia avanzatissima, mi ricordo un'efficienza oltre la nostra, no? Noi crediamo di essere sempre così avanzati, noi gli americani abbiamo tutto il mondo. No, i giapponesi erano ancora più avanti di noi, no? Più precisi, più puliti, più tutto funzionava. E più vuota la cosa, davvero più vuota. Per cui quella direzione non ci tira più. E' per questo che forse abbiamo anche una mancanza di energia nella nostra economia, no? Cos'è il sogno? Cos'è che vogliamo fare adesso? Io non te lo so dire. Cioè, non è chiaro. I cinesi perché crescono? Perché hanno un sogno chiarissimo, bellissimo. Si vogliono arricchire. Beh, è chiaro, no? Si sveglia la mattina, si fa soldi, si va in quella direzione. Ta ta ta, tutto un miliardo di persone vogliono fare questa cosa, come abbiamo fatto noi nel dopoguerra. Siamo riusciti perché avevamo un sogno chiaro. Ora cos'è il nostro sogno? Tu che sogno hai? Beh, il sogno è ora è il momento di ripensare. Sì, scricchiola, il sistema scricchiola e bisogna riguardare la situazione globale, complessiva, neanche quella italiana, chi se ne frega del problema italiano? Però non è che uno si ferma e si mette a pensare, intanto fa delle cose. No, 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 si ferma però, è quella la cosa importante. Se te continui, questo è quello che ha fatto mio babbo, essenzialmente, no? Dopo una vita di essere andato in giro a raccogliere molti dati intorno al giro per il mondo, è andato in cima a una montagna, ma letteralmente, e si è fermato lì, basta, nel silenzio, senza più radio, senza più telefono, senza più contatto col mondo, a pensare, a ripensare. Dov'era? Sull'Himalaya, in un posto bellissimo, in cima, proprio in cima al mondo, sopra le nuvole, soprattutto, e lì è. Ma lui ha deciso di andarci quando ha saputo di essere malato? Certo, lui ha avuto questo dono qui, come ha detto lui, che gli hanno detto che stava per morire, e questo gli è stato fantastico, no? Perché questo gli ha dato la possibilità di riprendersi in mano e concentrarsi e andare verso l'ultimo. Magari era meglio se non succedeva. No, non esiste che non succede, uno muore, non esiste. Per cui quando muori e ti rendi conto che muori, è un'occasione incredibile per
concentrarti sulle cose importanti. È quello che ha fatto. Cioè lui ha fatto in 3 o 4 anni un percorso di una vita, l'ha fatto velocissimo, un percorso di trasformazione da un giornalista a una persona che pensava alla vita. Cos'è? Ma tu gli hai chiesto cosa ha capito in quei mesi? Ma certo che gliel'ho chiesto, è quell'unica cosa che mi interessava. A me non mi interessavano i racconti di quello che lui faceva. I racconti che lui faceva per portare a quali conclusioni? E io gli ho detto, alla fine cosa mi dici? Te vai via, io rimango, cosa mi dai? No, questo era il punto e della conversazione. E cosa ti ha risposto? Dice, sei libero in fondo, fai una vita, una tua vita, una vita in cui ti riconosci. Non preoccuparti del sistema e tutto questo, fai la tua vita. Siamo liberi, no? Siamo delle anime che arriviamo su questo parco giochi che è il mondo e facciamo fare quello che ci pare. E fallo allora, senza scuse, fallo, vai in giro, fai la vita che ti piace, in cui ti riconosci, in cui quando arrivi alla fine puoi dire io ho fatto tutto quello che volevo fare e così sono felice. E allora non mi importa di morire. Questa è la cosa più bella di lui. Quando mi ha guardato negli occhi ha detto, sai, io questo mondo lo conosco già, non mi interessa più così tanto. L'unica cosa che non conosco è la morte. E allora vado di là. Bello, bello. Sono un vecchio, può dire quello. E questo coraggio di riprendere in mano le grandi questioni della società, le grandi questioni umane, di farcele nostre, non appartengono agli altri, a Platone, a quelli di prima, ai profeti. No, nostre, perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti qui. Pensiamoci adesso. Dove vogliamo andare? È giusto il sistema? Perché io vedo tante persone che lavorano, ma non credono nel lavoro in cui fanno. Dico, io lavoro per questa banca o per questa cooperazione, però non mi piace. Non vorrei fare questa cosa, però devo sbarcare lunario. Non è giusto. Fai una vita in cui credi. Cerchiamo di fare vite belle in cui ci si sveglia la mattina e si dice, io voglio fare questo. Credo in quello che faccio. Credo che sia giusto e bello e buono quello che faccio. No? Buono quello che faccio. Cioè, quando il mio paese va in guerra, io ci devo credere a questa guerra. Ci credo o non ci credo? Capisco le ragioni. Quando te fai le cose in cui credi, bella la vita. Cioè, sei lì, poi ti tocca, poi ti arrivano delle responsabilità, però fai le cose in cui credi. E non avere una società in cui tutti lavorano per fare cose che non vogliono. Verso quale futuro stiamo andando? Perché stiamo facendo questi lavori? Voglio mostrare una cosa, che è un pezzetto del film, dove, ma in tutto il film in realtà si sente un conflitto tra Elio Germano, che saresti tu, e Bruno Ganz, che sarebbe tuo padre. Un conflitto amichevole per dire dimmi la verità, se no... Guardiamo questa scena. Folco, io so che questi ultimi anni non sono stati facili per te, la separazione e poi il divorzio. Ma ho l'impressione che tu ti sia voluto allontanare un po' troppo dal mondo. Cioè, tu vieni a dire questa cosa a me? Proprio tu? E sei stato 3 anni in Himalaya? Sì, io mi sono isolato, ma alla fine della mia vita. Tu invece sei giovane, devi partecipare alla vita, devi agire! Babbo, io ne faccio di cose, ne faccio anche tante. Magari sono cose che a te non piacciono, questa è l'unica differenza. Tu devi fare quello che vuoi, ma almeno una cosa concludila. Finora tu non hai mai concluso niente. Tu hai il terrore di sbagliare, per questo eviti di agire. E scommetto che anche questa volta non ti sei posto il problema di finire quello che stavi facendo prima di venire qui da me, o no? E allora? Scusami, se preferisco stare vicino a mio padre. Scusami tanto, Madonna. Tu fai la tua vita, ma non venire a dire a me quello che devo fare, va bene? Tu fai la tua vita, io la mia. È una scena classica tra padre e figlio. Bravo, Elio. È classica, deve essere così, no? È giusto che sia così. Infatti, mi ricordo bene, questa è una scena vera che non c'era nel libro, no? Però è una scena che era veramente accaduta e l'abbiamo messa dentro perché è drammatica e è giusta. Cioè, c'è questa situazione in cui io volevo imparare da mio padre alla fine. Era bravo, lo vedevo che aveva capito qualcosa, ho detto raccontamelo allora, no? Sicché volevo stare zitto e ascoltare, che era difficile perché di solito la dinamica è anche di litigare, no? E a un certo punto non ce l'ho fatta più. È andato lì a stuzzicarmi troppo dentro e alla fine ho detto boom, basta. E per la prima volta forse in vita mia ho vinto io, perché lui era forte, deciso, era più grande di me. Sì, che lì stava per morire, per la prima volta l'ho risbattuto lì e ho vinto io. E mi è dispiaciuto molto, perché dicevo non lo volevo proprio fare. E lo sai cosa? Lui era felicissimo. Sì, finalmente, ovvia, ora vai, prendi in mano te la situazione, io posso andarmene via tranquillo. C'è un'altra scena in cui... allora, tu hai studiato moltissimo, ti sei laureato a Cambridge, poi hai studiato in America e tuo padre ti chiede adesso cosa fai, cosa vuoi fare? E tu dici, ma forse vado un po' in Sud America perché mi piace vedere
La pioggia che cade, i fiumi che scorrono, che è vero. Cioè non fare niente, stare lì a osservare la bellezza del però mondo. Però il babbo non era molto d'accordo. No, non era d'accordo, però non so se aveva ragione lui o avevo ragione io. Però comunque mi ha provocato e forse aveva ragione lui. Ha detto non, fallo ma non adesso. Ora sei giovane, ci sono varie fasi nella vita. Prima devi imparare le cose e poi devi agire. La seconda fase della vita, fai una famiglia, rendi alla società quello che ti ha dato, perché la prima parte della tua vita te succhi e basta, no? Ti danno da mangiare, ti insegnano, te non fai nulla. Poi dopo prendi le responsabilità, fai la famiglia e devi rendere, devi lavorare. Ecco, fai quella fase lì ora, prima di ritirarti, diceva. E tu l'hai ascoltato o ti sei ritirato sul fiume? No, no, non mi sono ritirato sul fiume. Dice non finisco niente, gli ho finito il libro, ho fatto il film, ho fatto tutte le cose. Però non c'è bisogno di fare tutte queste cose, è anche importante riflettere. In fondo era quello l'importante del suo messaggio, dice non c'è più silenzio, cioè lui era molto pratico, no? Dice come si arriva a questa riflessione? Ci sono dei passi chiari, il primo passo preso da tutti, da chiunque, è il silenzio. Trovare momenti di silenzio che non c'è più nella vita. Se c'hai il cellulare, ti raggiungono da qualche parte, dovunque sei, non riesci più a pensare delle cose lunghe, devi avere tempo, tempo e silenzio. E allora incominci col silenzio e dal silenzio sviluppi delle idee più lunghe, più a lungo termine, più grosse. Allora a me mi piaceva fare questa cosa e l'ho fatto tanto, stare in foresta, stare in giungla, trovarsi una grotticina da qualche parte, vado spesso in India, per quello che vado in India, no? Per staccarmi da tutto e vivere accanto a un fiume, fare il bagno nel fiume, guardare il sole che sorge la mattina e va giù la sera. Perché quello mi mancava nella mia vita, no? Noi viviamo in un labirinto di specchi qui nella città, no? Cos'è la città? È tutti esseri umani con costruzione degli esseri umani. Ci sembra di essere il centro dell'universo. Ma è assurdo. E ce la siamo costruiti noi e ci viviamo in mezzo. Però a volte è bello anche vedere che invece là c'è il sole, qui ci siamo noi e questo si sta muovendo. E dalla mattina alla sera tutto questo si muove. Cioè facciamo parte di una cosa molto più grande, di cui non passiamo molto tempo a guardarla questa cosa. Sì, bisogna farlo questa cosa, sì, bisogna fare, ma sentire. Ma tu hai due figli, si può fare questa vita con dei figli piccoli? Si può fermarsi a guardare il sole che sorge, che tramonta, il silenzio? È un progetto concretamente possibile? Non sempre si può fare, cioè si potrebbe anche, dipende un po' dalla compagna con cui uno sta, se crede anche lei a queste cose o se vuole vivere in città e fare altre cose. Questo dipende, no? Cioè quello in cosa uno crede, bisogna trovarsi su quelle cose, però i bambini apprezzano. Cioè il mio bambino è venuto in India una volta, infatti per anni diceva, quando vedeva una pietra grande diceva babbo è come casa tua quella, no? Perché mi era venuto a trovarmi accanto al fiume e c'era una grotta e lui si ricordava che io vivevo lì. Però poi lui non poteva rimanere a vivere lì, però gli è piaciuto, eh? Cioè lui a scuola c'aveva il coniglio e nella giungla c'erano le scimmie, c'erano le panzere, c'era di tutto. Lui stava lì, l'apprezzava questa cosa, non era una cosa completamente di fuori. I bambini hanno un istinto diretto per queste cose. Poi non è che bisogna fare sempre così, non è che bisogna metterci tutto il perizoma e vivere in grotta, no? Per 20 anni. Però conoscere quella cosa, conoscere da dove veniamo. Chi è il padre? No? Il padre, il coso, il padre nostro che sei nei cieli. Chi sarà? Il sole, in un certo senso, no? Il grande fratello, chi è? Cos'è la cosa più grossa che noi vediamo con i nostri occhi, che se la mattina non funzionerebbe più nulla se non ci fosse lui? È il sole. E allora guardiamolo sto sole, no? È una cosa meravigliosa. Cioè quando te vivi senza tante cose che ti difendono, lo senti la sua importanza. Se stai qui, che importanza ha il sole? Io non so neanche qui se è giorno o notte, no? C'hai le luci. Però quando vivi fuori e vivi all'aperto, senza tanti vestiti, quando arriva il sole la mattina è una rivelazione, no? Intanto c'è la luce, no? Così che la paura della notte, perché un po' di paura quando sei fuori ce l'hai. Poi c'è il caldo, cioè il sole ti dà tutto, lo vedi che lui è la vita, lo vedi. E allora dici solo, oh bello, ciao, ti vedo, mi ricordo che ci sei, no? Poi Dio non sarà il sole, no? Sarà oltre il sole, ovviamente. Però come la cosa più vicina a noi è il sole, allora guardiamolo. Ma non sempre, però a volte andiamo tutti in foresta e risentiamo queste cose. E questo è un po' il percorso che aveva appunto fatto mio babbo, di ritornare alla grande orchestra, la grande orchestra della vita. E lì in cima alle sue montagne l'aveva rivista tutta e la trasmetteva, bella. È vero che quando eravate piccoli, quando lui partiva, dicevate ah vabbè, meno male che il babbo parte, così si sta un po' tranquilli. Sì, perché era un personaggione, no, il babbo? Proprio un personaggione, cioè non... Io ero abituato, era l'unico che conoscevo, però poi mi sono reso conto, quando non c'era più, che non erano tutti uguali. E lui c'aveva questo... Però era anche soffocante un personaggione, no? Cioè,
è grande e anche cioè, prende il suo spazio, sì che quando c'è è affascinante, quando non c'è, oh via, si sta un po' tranquilli. E poi è bene che ritorni. Cosa ti ha chiesto Elio Germano? Nulla, però è un grande attore, cioè non mi ha chiesto nulla, però ci siamo diventati amici. Cioè io subito, appena l'ho visto, ho detto che bella persona, forte, deciso, chiaro dentro. E allora facevamo le passeggiate in montagna da sole, andavamo a raccogliere le castagne, parlavamo di tutte altre cose. Però qualcosa ha captato. Cioè, quando vedo questo... Ha cambiato lo sguardo, ha fatto uno sguardo più simile al tuo nel film. L'hai notato? Più forte. Cioè io ero debole all'epoca, io ero in un periodo molto difficile della mia vita. Io ero... Cioè, è per quello che cercavo mio padre, dicevo insegnami qualcosa perché qui non so dove andare. E lui è un po' più forte che bene, perché sotto sotto in fondo c'era quella sfida al vecchio per dire ora passa a me e si va avanti. Sono cose molto primitive, no? Molto primitive. E se bisogna ripensare cosa vogliamo fare adesso, e forse si può fare bene questo in Italia, perché è un paese interessante l'Italia, un paese in mezzo, no? Ma questi... tu ti senti italiano? Più italiano che qualsiasi altra cosa, cioè quando ci sono i mondiali di calcio, se vince l'Italia salto sui tavoli, non so perché, però mi viene così, ecco. Però sono... Non... i paesi non sono così importanti, no? Ormai i problemi non sono più dei paesi, sono abbastanza globali. Anche i giapponesi, gli si rompe la centrale nucleare là e ci arriva fino a qua. Sì che non, ormai bisogna pensare in modo diverso e io sono abituato così perché sono nato in America, da genitori uno di qua e uno di là, cresciuto in Asia, boom, c'ho tutti i continenti dentro. Ma dove dentro. Abiti? Ma al momento in Italia, per caso, per il momento, però sono sempre un po' in giro, ero in Brasile, ero in India 2 settimane fa, ero in America stamani, voglio dire, sono sempre in giro perché lo Ma sento tutto. Ma non è frenetica questa vita, tu che aspiri al tempo e al silenzio? Ho accettato che ora per un attimo... c'è da muoversi, è da vedere le cose. Poi comunque ho passato 10 giorni in un posto, cioè 2 settimane fa ero in India, in giungla, in mezzo alle pietre, sotto un albero di bagna. Cosa fai quando sei in giungla? Niente, quello è il bello, niente, sto a guardare la meraviglia che c'ho intorno. Cioè stai lì di notte e c'è un posto dove... Ma stai c'è... da solo? No, vado a stare con i baba, con i sadhu, cioè in un... Se c'è uno che vive in giungla e ti aiuta è meglio, no? Perché chi sono i sadhu? Sono gli asceti indiani, gli asceti, quelli che sono, hanno lasciato la società e vivono là. E lì c'è un punto di vista un po' distante sulla società. Come dicono, se te vuoi conoscere la società, non mangiare le sue cose, impara te stesso a conoscere la foglia buona da quella cattiva. Conosci il mondo, conosci quello che c'è, diventi autosufficiente. E lì è bello essere autosufficiente, no? C'è la semplicità totale della vita, fino a lì ci arrivo. Io non riesco a essere autosufficiente col computer, perché il computer non me lo so fare, ma è facile essere autosufficiente quando c'hai solo da bere l'acqua e mangiare una manciata di riso. E quindi il famoso documentario che nel film avevi cominciato sui sadhu, sì, l'hai finito? No, perché non trasmetteva quello che volevo trasmettere, non riuscivo non a farlo funzionare. Convinto. No, sì che non lo voglio mostrare, perché allora mostro qualcosa che non è giusto. Però su quel tema non mollo, perché se il sistema scricchiola... Bisogna imparare cos'è l'alternativa, no? C'è una grande paura. Uno dice, vabbè, io non credo in questo sistema. Non credo più che ci vuole questa crescita illimitata. Non credo più che ci dovrebbero essere sempre più persone che hanno sempre più cose, perché a un certo punto vuol dire che le 3.000 tigri che sono rimaste non ci saranno più. Ci saremo sempre solo esseri umani su questa terra. A cosa serve? Non lo vogliamo. Belli le tigri, no? I fratelli, le sorelle. Cioè, l'ultima essere con cui proprio mi sono innamorato a prima vista recentemente era quando sono andato in Indonesia. Ho visto, ci siamo abbracciati per un'ora, era un orangutan però. Però è vero, è quello, è un orangutan bello, ci siamo capiti subito al volo, anche lui, no? È proprio insieme per un'ora, così, a giocare, dire guarda, però è successo così, sei una scimmia, ma non è che mi cambia tanto, anzi è più interessante incontrare una scimmia che incontrare un altro essere umano. Folco, no? Ti devo salutare, però vorrei ricordare il film che si intitola La fine è il mio inizio, e poi ti volevo dire non sparire però. No, va bene? Non si si sta tranquilli quando non c'è niente da dire o da fare, poi dopo si riparla quando grazie. C'è qualcosa. Ti ringrazio. Grazie. Ciao. Andare grazie. Di là. Era Folco Terzani.
Tra poco c'è Enrico Bertolino, però prima parliamo di animali e di bambini. Ieri Maria Volpe ha scritto sul blog del Corriere della Sera un post e hanno risposto centinaia di persone, perché lei diceva: quando entro con i miei due gemellini in un bar o in un ristorante, li guardano male con la carrozzina doppia. Se entra un cagnolino, tutti lo accarezzano e gli fanno le coccole. A tra poco. Meglio avere a fianco un cane, nello specifico Kyla, rispetto magari ad una compagna. Bentornate alle invasioni barbariche. Ieri Maria Volpe del Corriere della Sera ha scritto sulla 27esima ora, che è un blog al femminile del Corriere: da qualche tempo la netta sensazione è che ci sia più attenzione, rispetto e amore per gli animali che per bambini e anziani. Provate a entrare in un bar con un passeggino gemellare, come è capitato a me, e notate la reazione delle persone: fastidio, sopportazione, maleducazione. Entrate con un cane, piccolo o grande che sia, sentirete gridolini di felicità incontrollata. Questo post ha ricevuto centinaia di commenti di ogni tipo, alcuni anche, credo, minacciosi o insultanti, altri che dicono sì, è vero. Non è che adesso dobbiamo dividere tra bambini e animali, naturalmente, però una riflessione sul nostro rapporto con gli animali credo che sia il caso di farla. Noi la facciamo con Carlotta De Bevilacqua, architetto, imprenditrice, si occupa di design, segue mille attività, ma è anche un'animalista convinta, ha salvato non so quanti animali. Benvenuta Pamela Prati. So che non stai tanto bene, ma pur di parlare di animali sì, hai deciso di venire, ti ringrazio. Grazie. Tra un po' ci raggiungerà anche Pigi, che è un bulldog inglese col suo papà, che si chiama Paolo. Maria Volpe del Corriere della Sera ve l'ho frequentata e ve l'ho presentata, il dottor Enrico Moriconi, veterinario, presidente dell'ASPEV, che è l'Associazione Culturale Veterinaria di Salute Pubblica, a grande richiesta, Alessandra Faiella, e poi... vedi, te l'ho detto, applauso, io non so cosa farti. Io tutte le volte dico, no, la Faiella anche stavolta, arrivano le grazie. Mail. Sei carina. A grande richiesta, Alessandra Faiella. Alessandro Bertante, scrittore, il suo ultimo romanzo, Nina dei Lupi, Marsilio, è candidato al Premio Strega, è ufficiale, quindi. Sì. Bene. Allora... partiamo da un filmato, così magari durante il filmato arriva anche Pigi, perché Pigi, insomma, no, adesso lo vedrete perché c'è nel filmato, è un cane molto bello, adesso non voglio dire, magari il padrone si offende, non è che sia cagionevole di salute, però ha vomitato prima in ascensore, e comunque nel filmato vedrete che tipo è. In Italia 10 milioni di famiglie hanno un animale, un italiano su 4 possiede un cane e un gatto, e in totale gli animali domestici sono 44 milioni. Guardate questo filmato. Kyla, il busterino? C'è il busterino, te? Te. Io la considero la mia ragazza, sostanzialmente abituata a dormire sul letto con me. Non credevo che un cane potesse entrare così tanto dentro di me e nel mio vivere, nel mio quotidiano. Purtroppo non può venire con me in studio e quindi la accompagno all'asilo la mattina per riprenderla la sera. Meglio avere a fianco un cane, nello specifico Kyla, rispetto magari ad una compagna. Non sei costretta ad instaurare un dialogo, a dover rendere conto della giornata. Ciao amore, ciao, buona giornata, ciao. La vizia si fa tirare al guinzaglio. Il padrone è sicuramente molto apprensivo. Sì? Ciao, sono Gianluca. Tutto... ah, ciao Gianluca. Come va Kyla? Tutto... è tranquilla? Tutto bene? Adesso facciamo un pisolino. Ma ha mangiato tutto? Sì, 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 tutto, tutto. Va bene, ciao. Se uno inizia a chiamare 3-4 volte al giorno, inizia ad essere un po'... eccessivo. Paola, ciao, Gianluca, tutto bene? Avevo un altro cane, si chiamava Rudy. L'amore che avevo anche nei suoi confronti ha fatto sì che decidessi di cremarlo e poi di raccogliere le ceneri, insomma, e tenerle in un luogo a me vicino. Il mio carattere è cambiato in quanto mi sono decisamente rincoglionita, perché tira fuori l'aspetto più dolce di me.
sacrifico un po' più di, io, di pausa pranzo o di altre cose per stare con lei. La cosa a cui ho rinunciato ovviamente è andare in palestra, perché la palestra vorrebbe dire la sera andare 2 ore da qualche parte senza Ghea. Faccio shopping solo nei negozi dove posso andare col cane, vado a mangiare nei ristoranti dove posso andare col cane, vado dal parrucchiere solo se mi fa andare col cane. È una massa di cane piantato per terra e russa più lei del mio fidanzato, che è tutto a dire. È come avere un figlio che non cresce mai. Quello che forse ci ha tolto è un po' l'intimità. Sarà dura avere un figlio con Pigi sempre dietro, perché ci segue ovunque. È partito avendo... a 6 mesi una bronchite. Poi ha avuto la cistite per 2 volte, la gastrite, poi dermatite a gogo, l'operazione agli occhi, perché ha avuto il problema della terza palpebra, tutte e 2 gli occhi. È stato azzanato un altro cane, il Pigi, che ancora porta delle cicatrici. Tutto questo in 1 anno e 6 mesi. Adesso andiamo dal veterinario, questa volta sono le orecchie. Siamo di nuovo qua col Pigi perché ha un problema alle orecchie. Venga che vediamo. È come essere dei pediatri, fondamentalmente. Cerca di far capire alle persone che in definitiva l'animale sta bene e che è soltanto una questione di equilibrio che devono trovare loro. Allora, nel frattempo Pigi ci ha raggiunto, buonasera. A Pigi e al suo padrone Paolo Florean. Allora, sua moglie ci ha detto, no, è meglio che venga con Paolo perché così Pigi è più tranquillo. Sì, diciamo che si trova bene con tutte e due, però... sta sempre in compagnia. Ma è sempre malato sto povero Pigi. È la razza probabilmente, forse anche lui un po' sfortunato, però la razza è sicuramente portata ad avere questi tipi di problemi. E voi siete apprensivi, ma voi vi considerate i genitori di Pigi, sinceramente? Un po' sì, un po' no, nel senso, sicuramente avere un cane come lui fa sentire genitori, è impegnativo. Però allo stesso tempo rimane comunque un animale, quindi ha il suo spazio e deve vivere in quel modo. Occupa tanto spazio in casa e si fa sentire. Pamela, adesso quanti cani ha? Uno solo? Uno, vecchietto. E anche la mia, quella che ho perso. La portavo tutti i giorni dal medico ed è arrivata fino a 18 anni. Perché quindi, tutti i giorni? Tutti i giorni perché lei è stata sfortunata da una parte e fortunata a incontrare me. Perché dalla nascita lei ha avuto a 6 mesi una displasia congenita, poi insomma c'era il pici pici e ce l'aveva lei. Quindi ho passato questi 18 anni e lo rifarei portandola dal dottore. Quindi un rapporto strettissimo. Un rapporto con strettissimo. Che cane era? Era una maltese, che io ho chiamato Marianna e mi ha dato tantissimo, veramente. Che cosa? Beh, mi ha dato tanto amore, mi ha dato serenità, mi ha dato forza. Quando arrivava a volte a casa ed ero triste e piangevo, lei veniva lì e mi leccava le lacrime, devo dirlo. E poi si dice che gli animali somigliano ai padroni. È verissimo, lei era un artista come me, ha fatto teatro, cantava. Io suonavo l'armonica a bocca e lei faceva i gorgheggi, faceva la passerella con me. Un cane intelligentissimo, veramente mi ha dato tanto e mi ha lasciato un vuoto immenso. Beh, immagino sarà stata una tragedia, Pamela, quando una tragedia, morta. Sì, infatti quando parlo di lei mi sento male, perché pensare che lei non c'è più, a volte quando realizzo che lei non c'è più sto veramente male, impazzisco. E l'hai sepolta? L'ho sepolta e ho voluto fare un funerale particolare come era lei. E la vai a trovare? Sì, sì, sì. È bello perché da una parte... È bello e triste, perché da una parte c'è il cimitero degli animali, dall'altra parte ci sono tanti animali che invece vogliono amore, capito? E io infatti tante volte vado lì 2 ore prima, li accarezzo, li porto, guarda, grazie ai volontari, veramente io vorrei proprio ringraziarli tutti i giorni per quello che fanno per gli animali, che vanno lì ore e ore e dedicano tanto a questi meravigliosi esseri. Ma è vero che tu nei confronti di questa cagnetta avevi dei sentimenti quasi come se lei fosse la reincarnazione di una persona che amavi? Beh, quando è morta mia mamma, che anche lei amava tantissimo gli animali. Io vengo da una famiglia numerosissima, siamo 8, c'ho 20 nipoti, pronipoti, tutti, tanti animali. E quindi quando è morta lei io ho riversato il mio amore su Marianna, ancora di più.
perché pensavo che anche Marianna ci fosse una parte di mia madre. Ma non hai mai avuto problemi con fidanzate che si sentivano trascurate? No, assolutamente, l'amavano tantissimo, davvero, proprio... Era una cagnetta veramente speciale. Ecco, tu queste differenze che ha notato Maria Volpe tra i sentimenti che sentiamo per gli animali e magari invece per dei bambini che possono al ristorante dar fastidio, essere rumorosi, le hai mai notate? No, anzi, la cosa che mi rende più felice è vedere il passeggino, il bambino e il cagnolino vicino. È un'immagine bellissima. Io vedo che c'è attenzione sia per il cane o per il gatto e per il bambino. Questo io non l'ho notato, ecco, sinceramente. Maria, è da quando sei mamma che hai notato questa differenza di atteggiamento o già prima l'avevi presente? Ma guarda, sicuramente da quando sono mamma ho attenzione anche per certe cose. Anche perché tu ne hai due, quindi sono particolarmente impegnativi. Mi rendo conto che anche la carrozzina è più ingombrante, anche se io cerco di stare attenta. Cioè sono cresciuta nel rispetto del se il bambino piange portalo fuori, non disturbare, mi sento a disagio io per prima, non li porterei mai in un ristorante, almeno non fino a 5 anni, 6 anni. Insomma, nel senso cerco di stare attenta alle regole, no? Però ultimamente da quando appunto sono mamma, anche se prima l'avevo notato con gli anziani, perché io ho una mamma anziana disabile, quindi da un po' di anni avevo avuto le esperienze analoghe, di insofferenza, spesso di insofferenza della gente per tutto ciò che è fastidioso, per tutto ciò che fa rumore, per tutto ciò che è ingombrante, per tutto ciò che è diverso dalla normalità, dalla fretta, specie in una città come Milano. Io questo l'ho notato molto. E per gli animali no? Contestualmente, allora mettiamola così, perché poi mi dispiace se possa essere passato il concetto di disamore per gli animali o che gli animali non vanno amati, non è questo il punto. Diciamo che quello su cui mi sono interrogata e che per l'appunto ha avuto questo grande... Ritorno. Ritorno sulla 27ª ora del Corriere, è stato che La mia riflessione voleva essere questo amore per gli animali che in questi ultimi tempi, a mio parere, ogni tanto sta prendendo delle fasi di umanizzazione, quasi un interscambio bambini-cani. Si sente spesso parlare quasi come se fossero delle unità interscambiabili. Allora, questo unito all'insofferenza mi ha fatto pensare che ci fosse una spia di malessere in una società che vuol cacciare via i bambini. Cosa ti scrivono in questi commenti al tuo post? Guarda, una parte mi dà ragione, una parte è molto, come dire, riflessiva, civile, mi dà una prospettiva diversa, mi dice no, nella mia città invece io non ho mai notato queste cose, gli animali sono, non posso portarli nei locali, mentre invece i bambini tutti li adorano, quindi ognuno dà il suo punto di vista naturalmente. E poi c'è una grossa fetta di, non lo so se siano animalisti, insomma, o comunque persone molto molto amanti degli animali, che si sono un po' arrabbiate. È stato molto piacevole questo scambio, intendiamoci, anche se qualcuno era molto veemente, ma insomma... La cui, diciamo, riflessione finale è: ma cosa sta dicendo? Gli animali contano esattamente come i bambini e gli anziani, anzi forse di più, con la famosa, insomma, solita, se vogliamo, in qualche modo, riflessione finale, anzi sono molto meglio degli umani perché non tradiscono, perché non fanno cattiveria, perché non fanno... E anche questo un po' mi spaventa in una società, nel senso che una società che ha paura di porsi in gioco in un rapporto umano, che certo è più rischioso, certo che ti possono tradire, ti possono fare del male, ma è un'altra cosa, credo, rispetto all'amore per un animale. Alessandra, hai degli animali tu? Ma io ho avuto degli animali. Intanto dico, sono contenta di aver fatto un figlio e non di aver fatto un cane, pertanto. Però io amo gli animali. Ma dai, perché che veniva bello come Pigi. No, ma io quando sento... È irresistibile. No, io l'avrei voluto io fare. Io ho avuto degli animali. Io amo gli animali, ho avuto gatti, cani no, però ho avuto gatti, criceti, eccetera. Quindi volevo fare la veterinaria cosa da piccola. Cosa ti ha fatto pensare il filmato che abbiamo mandato? Ma io ho un po' paura. Cioè, a me mi fa paura. Cioè, io quando sento parlare così, e mi è capitato altre volte, questa umanizzazione, questi che si chiamano la mamma e il papà, adesso torna papone. Però che problema mi c'è? Fa impressione. Cosa c'è di male? Ma trovo che sia assolutamente inquietante. Senti, in montagna una volta ho visto un alano coi monboot, ma non sto scherzando. giuro. Tu vai a vedere questi cataloghi di riviste dove trovi... È offensivo nei confronti degli animali. Li vestono con le gonnelline, gli mettono i giubbotti, le mutande colpite.
pizzo. Ho visto delle cose raccapriccianti, mettono i collarini con i diademi a una cagna. Non puoi una cagnolina vestirla come Britney Spears, non puoi, cioè un cane non puoi vestirlo come Paris Hilton, anche se Paris Hilton si veste da cane, quindi anche è anche comprensibile, però non lo so, a me fa impressione. Io ho un'amica, conosco queste persone, che questa mia amica mi dice: la gatta quando miagola, ma cosa mi vorrà dire? Ma che cosa mi dice? Ma cosa vuoi che ti dica? È un gatto, cioè dirà: ho fame, ho sete, ho sonno, i bisogni basilari, tipo quelli di tuo marito. Non è che poi dirà la critica della ragion pura, aspetta che mi sta parlando di Hegel, non capisco la dialettica hegeliana. Avevo una vicina, scusami, avevo una vicina, solo che aveva, perché loro dicono che amore per gli animali, in realtà questa li rimpinzava, questi due gatti, che naturalmente gli dava le scatolette, gli dava il sushi, gli dava le crocchette di sesamo, beh, erano diventati, non erano più due gatti, erano due maiali, questi due maiali, e ti invitava a casa sua e ti faceva delle prodezze: oh, guarda come beve dalla tazza, come salta sul divano, come apre il frigorifero. E ti diceva: sai che mi chiama, sai che Lillo, perché erano due, Lillo e Lollo, Lillo mi chiama mamma. Questo è un classico. Allora, no, io guarda, volevo, guarda che i gatti si chiamano dire... mamma. Vado. Allora, mi viene da dire, ci sono tanti psichiatri bravi in giro. Carlotta, facciamoli gli animali un po' di più. A te non è che piacciono solo gli animali carini, bellini, cagnetti, gattini, tutti. Cioè, sei diventata famosa filicudi per aver salvato un asino. Questa storia, insomma, è rimasta leggendaria. Cioè, sì. C'era questo asino che, secondo te, soffriva e l'hai portato via con un elicottero. No. Come è andata? No. L'hai portato o no? Ha fatto un viaggio, come ne ho fatti tanti io, in 30 anni di filicudi, col traghetto. E col traghetto? Col traghetto. È stato un po' complicato. E dove sta adesso quest'asino? Sta da sempre in questo bellissimo campo, insieme a altri animali. In Lombardia? Qui sì, sì, vicino a Prignana. Sta benissimo, adesso ha 35 anni, sta benissimo. E perché secondo te stava male a Filicudi? Beh, era trattata male. Io infatti in questa fase del discorso mi sento un po' estranea, perché secondo me il vero tema degli animali è quello di rispettarli, di riuscire a, come dire, come tutti gli esseri viventi, quindi ovviamente prima gli umani, ma anche gli animali, di riuscire a essere persone, come dire, che... interagiscono, che creano una relazione. In questa relazione si crea una consapevolezza per i valori, diciamo, della vita, degli equilibri degli esseri viventi, e soprattutto in qualche modo si può anche attivare una sorta di etica a favore proprio di una società migliore, che a partire non solo dal rapporto con gli animali, dal rapporto con tutti. Quindi io in realtà sono poco interessata e credo che sia una quota tu senti piccola, questa quella relazione delle mutandine, dei pizzetti, ma credo che... Sento una relazione anche con gli scarafaggi, con gli animali. Ma perversioni ci sono in tutti gli esseri umani, però, drammaticamente. Sì, ma in una società... No, volevo capire se su tutto ciò che No, ma io credo che lì sia... Cioè, ci sono due temi. Uno, il dolore e il rispetto per la non sofferenza degli esseri viventi in generale, quindi delle crudeltà, delle... E l'altro invece ovviamente è, io credo che ognuno di noi ha degli incontri nella vita, io personalmente incontro molto anche gli animali di tutte le specie, quindi ognuno ha i suoi mondi, ecco, io mi occupo di architettura e design, ho un altro mondo, ma insomma... Comunque io penso che sostanzialmente sia molto importante. Ma come fai a capire quando un animale soffre? È evidente, le sue condizioni di vita, è come quando vedo una persona per strada che soffre, quando vediamo in questo momento, diciamo, un'attualità di milioni di persone che soffrono, un animale che soffre è evidente, è un animale che sta morendo, è un animale maltrattato, è un animale ammalato, è un animale infelice. Il cane in particolare... Anche abbandonati. Assolutamente, i miei cani sono sempre stati salvati, io non ho mai acquistato un cane. E quindi quando vedi Pigi... Che sentimento provi? Ma provo il sentimento e rispetto una persona che ama un cane così, ci mancherebbe altro. Ognuno, ripeto, ognuno deve fare i conti con la sua storia e con il suo modo di relazionarsi con questi. Quindi, tornando all'asino, comunque, era trattato molto male. E io mi arrampicavo la mattina a portargli l'acqua, perché c'è una cattivissima abitudine in molti paesi che questi animali, quando non servono, vengono legati lontani e lasciati sotto il sole. Basterebbe
una piccola copertura. Beh, insomma, per farla breve, mi arrampicavo perché la sentivo ragliare, l'ho trovata e ho cominciato a darle da bere. E quando dovevamo tutti, come ben sai, venire via da Filicudi, ho cercato di negoziare con i padroni, insomma, questa trattativa per portarla via e poi ho organizzato molto faticosamente questo viaggio verso la Serenità. E lei ha fatto due asinelli, ho adottato altri asini, capre, galline, anzi lo dico, noi adottiamo animali da cortile. Penso proprio come lei. Dottore, è giusto adottare l'asino che soffre, portarlo via dalla sua isola? Secondo è un sentimento di generosità, di bontà. Sì, secondo me la signora ha detto un concetto fondamentale, ovvero bisognerebbe sempre mettersi nelle condizioni che l'animale potesse scegliere. Voglio dire, c'è un episodio con degli amici, una volta in Sardegna, sempre isole siamo, c'era un asino che tutti i giorni... Anche lei un asino? Sì, non l'ho adottato. Però quest'asino era legato sotto il sole tutti i giorni. Abbiamo trattato col padrone dell'asino finché gli ha costruito un riparo. Però l'asino continuava a stare al sole, però era una scelta sua, non era una scelta imposta da noi umani che lo volevamo tenere. Quindi in un bisognerebbe certo... farli scegliere. Bisognerebbe farli scegliere, c'è anche una legge europea che dice quello, ma insomma le leggi in Italia vanno e vengono. Certe volte nell'atteggiamento di troppa umanizzazione possono succedere degli inconvenienti, delle incomprensioni. C'era dei miei amici avevano riscattato un maiale che doveva essere macellato e loro l'avevano riscattato per salvarlo. Mi telefonano disperati perché questo maiale... Voleva essere macellato, no, non credo. No, ma come lo alzavano per metterlo sul trasporto, per portarlo via, questo gridava come un disperato, come se lo ammazzassero, perché il maiale si esprime così. Ogni cambiamento che vede, lui si esprime gridando. Allora gli amici pensavano, non volevano caricarlo. Detto, ma guardate, che se volete fargli del bene, dovete fare una cosa che lui non capisce, ma che è per il suo bene. Voglio dire, se io lo maltratto per ucciderlo è un conto, ma se io gli faccio una cosa che a lui non piace, ma per salvargli la vita, mi sembra che sia che lo scopo valga la pena di farlo anche gridare per un attimo. Volevo chiedere ad Alessandro Bertante, che nel suo romanzo Nina coi lupi evoca l'animale più feroce che è il lupo. Perché si è immaginato questa storia? Ma a me mi interessava un percorso nella ferocia non solo del lupo ma anche dell'uomo. E proprio la ferocia nella sua purezza e anche nella sua integrità di bestia selvaggia. E il cane, anche Pigi, sono solo 12.000 anni che non è più lupo, quindi la memoria ontologica è ancora quella. Non sembra Pigi, no, è vero, non sembra, però va detto una cosa. A me di tutte queste storie mi ha colpito molto il fatto che, è vero, c'è in corso una umanizzazione, anche nei rapporti di mimesi dell'uomo nei confronti del cane, che un po' proietta magari le proprie insicurezze, la propria solitudine, come nel caso di quello che continua a telefonare, le proprie mancanze anche, a volte la propria gioia, a volte le proprie miserie. Ma credo che il dato distintivo sia l'annullamento dell'istintualità del cane. Quindi noi ci dimentichiamo della natura, però la natura non si dimentica di noi, perché questi cani poi, quando tornano allo stato brado, ed è il caso vergognoso di cani lasciati in autostrada, in Puglia, in Sicilia, ci sono le nuove mute proprio, gli basta una settimana per ritornare all'istinto del branco. Quindi, selezione naturale, i piccoli vengono sterminati subito, i piccoli deboli, malati, capobranco, cattivo, con cani gregari, muta, selvaggia, carnivora, pericolosa e anche, fra l'altro, non ha più paura dell'uomo. Quindi l'istintività c'è, l'istinto c'è, siamo noi che lo abbiamo completamente rimosso e questo secondo me è un segnacolo di decadenza grosso della nostra civiltà. Io sono molto d'accordo, volevo solo dire che infatti a volte questa umanizzazione si spinge fino al fatto che vedi queste signore che portano i cani a passeggio, che se i cani o le cagne fanno delle cose da cani, da animali, loro si vergognano, cioè sono talmente abituati a trattarli come esseri umani, come bambini, che se il cane beve nella pozzanghera, se il cane, no, se anche, non so, fa la cacca o arriva un cane che, diciamo, se la ingroppa anche la cagna, loro si vergognano, cioè si inibiscono. Kira, cosa fai? Vieni via, ma sei pazza? Non è pazza, è una cagna, ha visto George Clooney cane e opla, cioè
è normale, invece è come se si vergognassero di... E poi ha ragione lui sulla proiezione, cioè si proiettano tante cose, forse anche mancanze comprensibili, mancanze anche di partner, come quello lì che dice una ragazza, cioè mancanze... Però oggettivamente il fatto che l'animale sia... più fedele, che sia più che ti offra questo amore incondizionato, che ti ami anche se magari sei brutto, ma sono sicura che... non è così brillante come un cane, nel senso cioè, si possono fare due osservazioni in generale. Una è che anche veniva fuori dai discorsi prima, io credo che bisogna ricordare che c'è una diversità tra i cani che sono purtroppo numerosissimi nei canili e i cani di razza che vengono acquistati. È fortunato, quindi, secondo lei, Pigi? Sì, rispetto a certi che stanno nei canili e che, che ma aspettano quale sarebbe un padrone, la sua vera che aspettano natura, un tutore, la vera natura del bulldog inglese, quale sarebbe? È un cane da combattimento che non fa più, si appendeva al collo dei tori e il toro non riusciva a buttarlo via, se lui riusciva, il toro doveva caricarlo, lui è piccolo, il toro non riusciva a caricarlo, si appendeva. Quindi lui nella sua vera natura è quella di per quello uccidere che somatizza il toro, poi queste malattie, azzannava i tori. Interroghiamoci sul fatto che sono sempre malati. E l'altro aspetto che merita un minimo ricordare è che il cane troppo umanizzato ci dà anche dei segnali, diciamo, di suo malessere, magari non gravi, che però vanno dal non gravi a voglio dire, un cane ad esempio quando sbadiglia, quando si lecca le labbra, ci segnala che in quel momento lui non è contento, non è a posto. Il gatto se lo segnava in un altro modo, se ne va via. Invece chiudiamo il cane ci dà questi sulla problemi. Sulla questione sulla quale abbiamo aperto, queste centinaia di mail che arrivano in poche ore al Corriere su questo segnale quotidiano, insomma, che ha segnalato Maria Volpe. Entro col passeggino doppio, fastidio, oddio, questi bambini romperanno, entra Pigi tutti a dire lui, è meraviglioso. C'è la lettura anche di Jim Mason, Un mondo sbagliato, lui dice che noi come umani ci siamo allontanati troppo dalla natura e quindi quando vediamo degli animali, soprattutto il cane per la vita di Branco che diceva l'amico, è portato molto di più a interagire con noi. Tutti gli animali sono intelligenti, noi però con gli altri animali non riusciamo a capire l'intelligenza perché comunicano meno con noi e non hanno un modo di rapportarsi che ha invece il cane. Tra l'altro, ad esempio, prima Terzani diceva dell'abbraccio con la scimmia. Gli unici animali che si abbracciano sono i primati, cioè gli uomini e le scimmie. Tutti gli altri animali, quando noi abbracciamo un cane non sa proprio cosa significa quel messaggio lì, perché non è un messaggio di comunicazione per i cani. Volevo anche chiudere con Maria Volpe. Quando i gemelli tra 2 anni ti chiederanno un cane, perché lo faranno, tu come pensi che reagirai? Guarda, se mi renderò conto che per loro è davvero importante, che potrebbe essere un motivo, farò un grande sforzo e lo prenderò a casa, ma solo per loro. Dici che prenderai in ricordo di questa serata un bulldog inglese. Piano piano adesso al collo facciamo una... perché si ricorda facciamo che un passo alla volta. Azzannava i tori. Io vi ringrazio moltissimo, a tra poco con Enrico Bertolino, grazie. Eccomi, ciao Daria, grazie, ciao, ben trovata. Buonasera. Hai portato il computer? No. Ho portato la cartelletta perché la memoria del mio passato. Sì, è come l'agente delle tasse. Come e cosa l'uomo c'è nella cartelletta? Vabbè, un po' alla volta, lo scopriremo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo e c'è dentro una cosa bella, c'è delle citazioni, sì. Ma non vedo. Fai no, come no, se. No, quando servono. Quando perché servono citazioni? Una citazione al giorno toglie il trash di torno. Per cui... E quindi io cosa ti devo dire? Quello che vuoi. Hai mica una citazione? No, fai tutto tu. Proprio a caso, va bene. Admin chiama, come si direbbe a livello mondiale. Sempre eccoci. Elegante e precisino. Stiloso. Ti sei tagliato i peli del naso? Non l'ho fatto, perché l'ultima volta mi sono quasi depilato internamente fino all'occhio. Perché, ho preso quelle macchinette e probabilmente ho preso un vibratore e l'ho usato male. Ma mi è toccato di leggere un'intervista in cui parlavi in maniera dettagliata di questo... È fondamentale, lasciamo perdere, sono momenti belli. No, ti volevo solo dire che è uscita poco fa un'agenzia che dice Berlusconi sul derby di domani, vinciamo, decide Cassano.
te lo volevo dire. Così decide per... Cassano, se decide si vince Cassano, o meno. Sì. Benissimo. Cioè, nel senso che Cassano o segna o fa l'assist decisivo. Ho dice, capito, io non posso più parlare di queste cose perché siamo entrati in par condicio, per cui come interista devo... Cioè, però dico solo che sono preoccupato, perché se i giudici seguono l'iter, dopo Berlusconi, Bertolaso c'è Bertolino, per cui sono messo male, sono preoccupatissimo. Sono molto preoccupato. La villetta di Lampedusa, il Vaffa di La Russa, il caso della finta Aquilana Forum. Bello. Di cosa parleresti domenica se fossi ancora a Globe? Vabbè, parlerei di tutto. Parlerei, ma a me piace, dato che avevamo Ubaldo Pantani che faceva Fini, avremmo avuto, ne parlavo proprio con lui, avremmo avuto tantissimo materiale, perché Fini che prende, cioè, che prende una palla di carta in testa, poi dico, il giornale lo attacca sempre. No? Stavolta gli hanno tirato poi il giornale, la materialità. Ed è bello che il Parlamento diventi come... Vedere anche La Russa che a un certo punto si stufa, prende la cannuccia che si usava una volta della birra, la svuoti e mette un chicco di riso e lo tira a Cecchito, che l'altro si gira e dice, ma sei stato tu? No, guarda, è stato Donati dell'Italia dei Valori. Cioè, è bello, secondo me il Parlamento dà degli spunti. E parleremo di tutte queste cose che sono fenomeni di comunicazione. Appunto, sì, ti so molto interessato. Parleremo ad esempio del fatto che prima si volevano tutte le tende qua in Italia, la tenda di Gheddafi qua in Italia l'hanno voluta tutti, no? E adesso la tendopoli non la vogliono, per cui anche le tende non sono più uguali per tutti come la legge, è diventata una cosa imbarazzante. Solo che quando Gheddafi è arrivato si era portato il circo, si era portato i cavalli, si era portato le amazzoni, i pagliacci no, perché sono andati poi uno alla volta a baciargli le mani. Quelli c'erano già. Il circo! È il circo, comunque oggi avere un circo in Libia è un bel casino perché te lo bombardano subito, un attimo. Volevo approfittare della tua presenza, so che tu sai bene il milanese, per chiederti come si scrive... Foera di Bal. Beh, foera di Bal. Foera di Bal è con una diesi, una umlaut. Ma sulla O o sulla E? C'è chi la mette sulla O, se vai il milanese del centro è sulla O. La Rius, come lo chiamano, il milanese Rius, quello che è un po' di fuori Milano, la mette anche sulla U. Mm. Però ci si accorge subito. Mm. E anche quello comunque è una sintesi, che secondo me foera di Bal è invece di dire avremmo voluto, stiamo agendo per valutare eventuali sistemazioni che possano essere di senz'altro valide nel complesso... di una sistemazione che sia di reciproco rispetto dei trattati, no, questo dice va fuori di ball. Ci sono due parole, tre, a cui chi come me ha un nonno o ha avuto un nonno emigrante, che è stato a Detroit, mio nonno è stato portava la birra ai minatori, scendeva giù, è partito da Le Havre con il bastimento, è arrivato là, a Ellis Island, è rimasto circa 40 giorni, gli hanno rasato i capelli perché avevano paura dei pidocchi, gli davano del mafioso, ecco, chi ha... Ho avuto un nonno come il mio, potrebbe dire uno che dice a questi fuori di ball, vada via il Q, che è un'altra risposta che puoi fare direttamente, senza che nessuno si offenda. Sempre con la dieresi. Sempre con la Q, con la K a volte per renderlo più incisivo. Con la Q. No, ma ci sono un sacco di spunti questa settimana. Vuoi una citazione? Dai, vai con la citazione. Eccola, ce l'ho qua, perché se no dicono le ha portate e fa finta di niente. Allora, la citazione che porto, la prima è di Franco Battiato, che dice, non voglio sentirmi intelligente guardando dei cretini, voglio sentirmi cretino guardando persone intelligenti. Ci devo pensare però. Questa è messa. Noi buttiamole lì. Poi stasera c'è stato Folco Tartani, la gente dice, guarda, è venuto Bertolino, non si è capito niente di quello che ha detto, però che la roba del Battiato mi è piaciuta. Del Battiato, mi raccomando. A Milano si usa così. Ascolta, tutti sanno che tu hai lavorato in banca. Sì, è vero. Ma prima di lavorare in banca, cosa facevi? Facevo di tutto, guarda, ho lavorato anche in agenzia ippica per comprare il motorino, che mio padre mi ha detto, vuoi motorino? Sì, ecco, te lo compri, che era un concetto che all'epoca si usava, Ungarelli a quattro marce, bello, e poi la Vespa, che si è subito inchiodata dopo tre settimane, da lì ho capito che non era fatta per me le due ruote, però ho fatto l'agenzia ippica e aiutavo mio padre a fare l'idraulico, mio padre faceva l'idraulico, io lo seguivo, e l'agenzia ippica invece andava a prendere scommesse, in un'agenzia che era bellissima, che c'era solo la telescrivente, poi da lì è nato un personaggio che ho fatto a Ciro, che era il vecchietto Gino Cozzi, questo giocatore di cavalli, che diceva vai, vai, perché la gente vedeva la telescrivente, oggi è la SNAI, vedi le corse, vedi i cavalli che vanno, là vedevi solo la telescrivente, diceva cavalli in pista, cavalli al tondino, cavalli partiti. E c'era questo che faceva una cronaca settica, rompe addirittura, ma vada via il culo, no? Si picchiavano tra loro. Ti dico, era un ambientino così bello che un giorno morì un pensionato che era lì per lo stress, cadde nella sala ippica, andarono a soccorrerlo, lo tirarono su, non c'aveva più né il portafoglio né l'orologio, per dirti l'ambiente come era elegante. E tu cosa facevi lì? E io raccoglievo le scommesse, all'epoca non c'erano le macchinette. Sempre soldi però, Sì, tu? Io sono sempre stato in mezzo ai soldi, io amo i soldi, il denaro per me è fondamentale. Per poi poterlo, dare in giro, deve circolare, cioè il denaro tenuto lì non serve a niente.
Io sarei per un comunismo che vede l'idromassaggio per tutti. Però purtroppo non funziona. È interessante questa faccenda dei soldi. Sì, perché quando invece parli della sinistra, a volte ti viene quella tristezza, no? Dice, salve, sono di sinistra. Fa, mi spiace, quando è successo? Cioè, no, sono del PD. Ah, porca miseria, è una bestemmia, è un partito. Cos'è? Rimane un po' di tristezza dentro, sanno di canfora. Cioè, io l'ho visto, non so, Renzi ti ha lasciato un po' di canfora. Lui. Però lui è un po' più della lui, tua... Sì. Sì, ho capito. Secondo me... Ma lui però è dei rottamatori. I rottamatori, che si potevano chiamarsi in mille modi, cioè sembra un usato sicuro. Cioè, l'idea di chiamare già rottamatori, invece gli altri sono i ragazzi, gli arditi della milizia, i felici della vita, tutte queste cose qua. È proprio un modo di intendere la vita. I manifesti di Bersani sembra mancato, sembra che sia mancato oltre, dice bianco attaccato sopra. Mettici un po' di colore dentro, un po' di allegria. Ma tu che ti intendi di comunicazione, sì. Fai anche delle consulenze? Io no, mi guardo bene dal farlo. No. Politicamente no, perché non pagano. Questi a politica non pagano, cioè, fanno 60, 90. Io dico, ragazzi, io il panettiere lo pago a vista, perché prendo i panini, dice, li pago 90 giorni, subito, sul piatto. E il politico ti dice, no, beh, vedrà che dopo, quando verrò eletto, dato che poi si tratta di un partito di gente che non viene eletta, stiamo scherzando. Io lavoro con Enrico Letta, invece, che è un mio carissimo amico, e con il quale facciamo dei convegni dove si prepara il Vedrò, si chiama uno in Trentino, un altro abbiamo fatto adesso in Nordcamp a Monza, a Iseo. Hai incontrato Fini? Ho incontrato Fini. Come è stato andata? Un momento. Quando Fini ti sembra Che Guevara, c'è qualcosa che non funziona a sinistra. Sono rimasto estasiato da quell'uomo. Ma l'avevi già conosciuto? No, era la prima volta. Ma è stato in questi giorni? È stato in questi giorni, recentemente. Che sono stato. Ma impressione ti ha fatto? Ma no, l'ho sentito parlare, mi dà l'idea di una persona che. Una persona che rivede ma delle sue posizioni. Ma è stato prima o dopo il Vaffa? No, prima. Ah, il Vaffa penso che sia stato proprio perché ha conosciuto me, poi alla fine è successo questa cosa qua. No, sono convinto che sia una persona che già gli va riconosciuto un merito, secondo me, che oggi è molto raro. Persone che rivedono le loro condizioni, ma non in tempo reale, che ci mettono un po' di tempo. Perché cambiare idea da un momento all'altro è una cosa che ho già visto, no? C'è questa tribù, tu sai che ci sono tante tribù in Italia, all'epoca dei Romani risalendo, c'erano gli Equi, i Sabini. Questi vennero conquistati dai Romani aggregati, cioè i Romani li prendevano, li minacciavano di massacrarli e questi accettavano di essere integrati. Il più delle volte alcune tribù però rifiutavano e venivano poi massacrate realmente. C'è una tribù che è sopravvissuta a questo, che 5 minuti prima del massacro è passata dall'altra parte, si chiama la tribù degli Scilipoti. È una razza inquietante, citazione. Vai. Vado così, approfittiamo dell'applauso. Questa è Winston Churchill. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Tu mettila lì. Vedi che però funziona. Tu mettila lì. E Churchill ne ha avuto di coraggio. Senti, su questo derby di domani ho capito che non vuoi parlare per scaramanzia. No, però porto le insegne perché io sono riconosciuto come interista. Però la cosa che mi colpisce è dimmi l'idea... solo con chi guarderai la partita. Se riesco con mio papà, perché abbiamo un posto sul divano fisso. L'ultima volta ha rischiato proprio il catetere. Perché voleva andare in bagno, c'era Milito che non segnava e io non l'ho fatto andare. A 84 anni è stata una cattiveria. Però gli ho detto, papà, per me segna. Al 55esimo ha segnato, mi sono girato per abbracciarlo e era già in bagno. Perché era un momento di grossa fatica. Ma vai molto in ansia prima del Io vado in ansia prima di tutte le partite perché proprio soffro il calcio, è una cosa strana. Cioè, andando allo stadio torno bambino, infatti domani non andrò allo stadio. Proprio per l'ansia, poi perché è del Milan, cioè è in casa del Milan, per cui è già un po' più difficile. Però mi piace l'idea di Leonardo, che verrà insultato qualsiasi risultato faccia. Perché se vince... ti piace con l'Inter... questa cosa? A me piace lui come persona, io lo trovo una persona squisita, educata, colta e intelligente. A prescindere, lo trovavo così anche quando era nel Milan. Per cui questa cosa di averlo adesso... Giuro in giuretta parola di Boy Scout. Se vuoi faccio una citazione. No, è ancora presto. È presto. Sempre per approfittare di te, Bauscia e Casciavite, chi sono? Spieghiamolo. Bauscia dovrebbe essere l'interista e il Casciavite il milanista, se ben ricordo, perché sono le definizioni. Bauscia è la bava, cioè la bava della lumaca, la Bauscia, no? Ed è l'interista, essendo internazionale, Milano, 1908, tradizione, c'era questa storia. E io ricordo che uno che era chiamato Bauscia era un atto di orgoglio. L'avvocato Prisco spesso diceva, mi vanto di essere... Quindi tu sei un Bauscia. Io dovrei essere un Bauscia, però nella vita effettivamente poi non lo sono. Io vado a discutere, vado come nei no, bar anche soldi, quando perdo. Le ma i soldi è il siccome milanese, lavoro, guadagno, spendo, pretendo, che a Milano funziona sempre un grande così. Classico. È un classico, però non ne faccio, adesso prima scherzavo, non ne faccio una questione vitale. Penso che ti servano per vivere, che ti servano per stare bene. E fare il Bauscia per me se vorrebbe dire avere la battuta giusta. Ecco, l'avvocato per esempio ne aveva una. Quando i giocatori dell'Inter vennero presi,
in un momento un po' particolare, che oggi sarebbe celebrato come una festa, quello di andare, erano andati un po' a bagasce, diciamocelo chiaro e tondo, e, li, e vennero trovati perché malaccortamente si fecero fotografare e seguire da dei giornalisti. Andarono, ne presero 4 o 5 e chiesero all'avvocato Prisco: avvocato, cosa ne pensa di questa storia dei ragazzi che vanno con queste donnine? Avevano persino paura di dire la parola. E lui disse: cosa dice? Questi ragazzi vanno con delle donne di malaffare, lei cosa ne dice? E lui fa: non mi chiamano mai. E questa cosa qua io l'ho trovata geniale. Un uomo che ha un'eleganza. Altri tempi. Un uomo di altri tempi. Sì. Altri tempi. È amato anche dai milanisti proprio perché era questo sfottò, era elegante, ecco. Era in stile. E insomma, visto che hai messo lì l'argomento, tu di questi. Che è tutto da provare, la prostituzione, sì, eccetera. Sì, però no. Che idea ti sei fatto? Io sono fatto un'idea. Non sei un moralista, no, tu. No, no, assolutamente, per carità. Cioè, sono l'ultimo, anzi, se. Cioè, finché c'è gnocca c'è speranza, questo è uno delle mie... E trovo che a sinistra non siano capaci di fare bene anche gli scandali, perché non l'hanno fatto bene. Quello di Bologna, poverina, anche quella sembrava Maga Magò da giovane, sta povera donna qua, con, l'hanno messa in mezzo col bancomat, li hanno presi, è brutto, cioè che vai lì col bancomat. Cosa avrà fatto? Avrà affittato anche una duna con i ticket restaurant per portarla a Cervia. È una cosa che mette un po' di tristezza. Invece penso che la cosa che più mi inquieta è che però queste persone, queste ragazze qua, oggi se tu prendi un politico di qualsiasi partito, gli fai la domanda, rubi? Che sia un nome o che sia un verbo, lo mette in crisi comunque. Ecco perché queste persone qua hanno creato un casino, nel termine non letterale del termine, e, però hanno aperto un varco agli italiani che la pensano così, cioè, molti tifano per questa cosa. Cioè, l'idea di uno che dice, beh, però l'ha fatto, ma alla fine ci avrà avuto i suoi motivi. Il concetto ci ha avuto i suoi motivi è molto bello. E poi se il guy da ne, come dicono, hanno, può farlo, e gli altri hanno l'invidia che poi no, gli altri hanno l'invidia che non possono farlo. Secondo me questa cosa qua è dentro nel nostro DNA, noi siamo gente così, dico, siamo gente un po' particolare, un po' allegra, gioviale. Quando andiamo all'estero si nota subito, io l'altra sera eravamo a Berlino a fare una convention aziendale, da noi soldi, e a Berlino questa signora che guidava, una signora guidava il pullman, che portava noi e i musicisti dell'altra artista, era Paola Cortellesi con me, siamo arrivati in un posto e gli hanno detto, va avanti 50 centimetri che c'è da scaricare un... Lei fa, nein, ich kann nicht, non posso. Non c'era nessuno intorno. Forse un italiano avrebbe già messo la retromarcia, era entrato dentro, scaricato lo strumento e chiesto 50 euro. Perché la logica nostra è una logica così. Ecco perché io sono per la lezione di educazione civica. Cioè, ti ricordi, cioè, a scuola, non, magari non nella tua epoca, nella mia c'era l'ora di educazione civica. No, credo anche nella mia. Che non è, però non è... si faceva mai, non si faceva niente. Si è visto il risultato. Cioè, infatti, il risultato si vede. Non è... A mio avviso non è... Fare attraversare la strada alle signore anziane, cioè, perché quello lo fanno i Boy Scout, le prendono, le portano dall'altra parte, poi uno la riprende, la riporta lì, la signora è contenta. No, il problema dell'educazione civica è ad esempio, quando c'è un parcheggio a Milano, tu vedi che c'è una signora che ha una macchinina piccola con le 4 frecce accese, tu arrivi dietro, è l'unico parcheggio, è 20 minuti che giri, la signora ti fa segno e sorride, tu le sorridi, mentre lei mette la retro tu ti infili. E fa, ma l'ho visto prima io. Sì, ma io sono entrato prima, ciapa lì e porta qua. E questo è l'educazione funziona civica. Così? Questa è il paese dei furbi, non è il paese degli onesti, è un paese dei furbi. Gli onesti sono dei pirla. E questo è un concetto in generale. Lei è una persona onesta, fa, arriva quello onesto. Cioè, vai in un bar, ti metti in fila per chiedere un cappuccino, arriva sempre quello dietro. Mi fai 2 caldi, per favore? Fa, ma come mai? Ma lui viene sempre. Che concetto è questo? Cioè, perché viene sempre, può urlare dalla porta e fargliela avere prima. È un concetto dell'educazione civica, molto difficile da applicare. Però tu sono... vai spesso in Brasile. Sì. Sono più civici di noi? No, no, sono giovani, è un paese che ha 500 anni, noi ne abbiamo 2000, per cui hanno ancora molto da apprendere su questo. Però sono volenterosi, molto volenterosi. Tua moglie è brasiliana? Sì, sì. E l'hai conosciuta in aereo? In aereo, cioè sì. Tu andavi a fare uno di quei viaggetti? No, 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 io andavo a fare un viaggio antropologico-culturale. Ah, sulle vabbè, origini... tutti dicono vabbè, così. Allora, citazione? Ma se vuoi, per salvarti. No, rompiamo un attimo... Parlavamo di bugie prima, no? Sì. Richard Nixon disse, io non ho mentito, ho solamente detto cose che poi non si sono rivelate vere. Secondo me è un genio. Questo me la segno. Torniamo a tu sì, che vai sì. In Brasile. Allora, io sono andato in Brasile con un mio amico perché era il mio sogno, perché mi ero iscritto anche a un corso al centro filologico qua a Milano, al centro brasiliano che era vicino a Piazzale Cadorna. Avevo seguito lezioni alla sera dopo il lavoro di portoghese e volevo andare a vedere se funzionava. E poi avevo il mito del Brasile, mi piaceva l'idea di andare al calcio, le mondiali, la vita del Brasile, il samba, la musica, le spiagge, l'allegria. Vi dico, ho lasciato per ultimo quell'argomento.
E sono andato là e ho fatto un viaggio nel quale poi peraltro ho trovato tutto quello che cercavo. Ho visto la casa di Ayrton Senna al condominio Portugal, come si chiamava, a Angra's Reis. C'era la sua moto d'acqua e il suo casco sopra. E alla gente a cui chiedevi di dov'è la casa di Ayrton, prima di dirtelo piangeva. È un mito vero, ancora oggi lui l'ha. E allora questa cosa dei miti che continuano mi piace. Ecco, qui da noi, se chiedi la casa di Garibaldi, dicono Fiora di Bal. Capito? Cioè, è una cosa che può capitare. E poi il viaggio è stato bello. Nel rientro sull'aereo ho guardato questa ragazza che era seduta davanti a me, lei guardava me, guardava lei, ci guardavamo. E alla fine poi ai bagagli di Malpensa ho fatto il tacchino, sono andato lì a fare un po' di esperimenti in portoghese. E poi dopo siamo stati insieme, lei ha fatto la mia maestra di portoghese, ho pensato che costasse meno tenerla in casa che pagarla, sempre per un fattore economico, e allora siamo insieme da tot anni. E sempre i soldi qua, ci sono di mezzo. Quanti anni? Parecchi. Da più di 15, adesso abbiamo una figlia di 2 anni. Sei diventato papà, sì, tu sei di quelli che tengono nascoste queste cose. Sì, ho potuto farlo, te lo dico perché poi si sa, però Sofia a 2 anni è nata... E sei un padre anziano, diciamo. Sono un padre veramente anziano, infatti al parco ho già subito quella cosa lì, quello che mi fa, che bella sua nipote. Dico, è mia figlia, e mi fa, ah, peccato, è diventato rosso. E lei è così giovanile, cioè si è avviluppato proprio nel gorgo della tristezza. E gli ho detto, io sono vecchio, però lei è pirla, per cui io guarisco, lei no. Abbiamo litigato un attimo. Poi ho scoperto che era interista, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. Vedi, tu che critichi tanto gli italiani, no, queste sono piacere. Cose meravigliose che succedono solo in Italia. E quindi Bertolino padre, dai, racconta. Padre, sì, no, è bello, sono un padre inadeguato, cerco di far ridere mia figlia, piange. È una cosa molto bella, perché questo, ci tenti di fare alcune cose. Forse il tuo umorismo non è adatto a una bambina di 2 anni, questo è un complimento che ti faccio. No, sto cercando di fare con lei anche le cose che fanno i padri, di solito. Le pernacchie, non so. Sì, poi abbiamo trovato un canale su Sky. Si può dire Sky o ti mando via? Si può dire, no, perché dopo faccio la citazione. Il canale è Baby TV, si chiama, una TV per bambini ipnotica. Dalle 10 di sera manda in giro dei caleidoscopi che vanno in mezzo. Io la pianto lì cercando di narcotizzarla. Una volta si passavano sul gas, oggi non puoi più, e la porti davanti a Baby TV. E lei adesso me lo chiede, mi fa Baby TV col papino, andiamo a vederla. Dormo io. Lei mi sveglia, fa accorda, che in brasiliano dire svegliati, mi tocca dentro. Io e la madre imbesuiti sul sofà a vedere questi qua che fanno i caleidoscopi, e alla fine... E lei intanto si fuma una sigaretta, esce, va a ballare, torna e ci trova sul divano come due pirla. Quindi funziona Baby TV. Penso che funziona Baby TV, sì. E che tipo è tua figlia? Mia figlia è brasiliana, per cui è nata in Brasile, per cui ha delle connotazioni anche fisiche brasiliane, ed è parla portoghese, perché adesso sarà il momento di quando inizia a parlare in portoghese. Milanese? Ogni tanto sento che dice vada via il Q, però dice a bassa voce per non disturbare, poi si prende la mamma. No, così. Come si dice in portoghese? Sì. Com'è? Lavoro, pago, pretendo? Eu trabalho, ganho, tenho uma pretensão e a gente é obrigada comigo. Va bene. Io lavoro molto. Dopo la pubblicità con Enrico Bertolino. Poi a propaganda. Bene. Poi a propaganda. Lo fate? Le citazioni non te le aspettavi. Come stai? Roba seria. Roba seria, sì. Allora, tu che sei un esperto di economia, avrai notato che a Milano è pieno di centri di massaggi cinesi. Sì. Sì, ho notato, sì, ed è un'economia molto florida, nel senso lì puoi toccare con mano o farti toccare con mano, che è un altro dei modelli. So che hanno creato molta affezione, bagni russi, massaggi cinesi, e anche un'altra cosa che è un indicatore invece meno positivo è i compro oro e vendo oro, che erano certo. Della Grande Depressione americana. 29. E sono rispuntati. Sono rispuntati, per cui l'oro è diventato bene rifugio, il massaggio è diventato il rifugio del bene, con la B, potendo scegliere, perché... Alcuni aggiungendo la quota poi hanno anche una ulteriore soddisfazione onanistica. Però effettivamente secondo me è parte di uno sviluppo di un paese o di un'involuzione. La gente ha probabilmente bisogno di integrarsi in un'economia diversa. Cioè, una volta si diceva scegliere il mattone paga sempre. Adesso ne compri uno e lo tiri in banca per i mutui che ti fanno. Cioè prendi un mattone e glielo tiri nella vetrata. Perché è complicato. Io ci ho lavorato in banca, all'epoca in cui ho lavorato io era un'epoca non sospetta. Cioè lavoravo in banche straniere, poi magari ti ho raccontato già un po' di episodi di questi aneddoti. Io avevo dei colleghi fantastici. Cioè, la banca all'epoca era bella per vedere la gente che ci lavorava.
un mio collega era seduto a fianco a me, la nostra banca ha avuto un momento di grande euforia, un po' come adesso, e poi un momento di grande difficoltà. Nel momento di grande difficoltà il collega che era seduto a fianco, vedevamo la hall vuota. E il mio funzionario, che era ancora di vecchio modello di banca, diceva: meno male, nessuno che rompe i coglioni. Invece, quando la hall di una banca è vuota, vuol dire che non ci sono i clienti. Se non ci sono i clienti, la banca chiude. E invece il mio collega a fianco era preoccupato, come io anche. Passavamo mattinate intere quasi senza vedere persone allo sportello. Un giorno entra un signore con una tuta, prende un ficus beniaminus che c'era lì, una pianta, la porta via. Saranno state le voci dei licenziamenti. Il mio collega mi guarda e fa: hai visto? Cominciano dalle piante. Cioè, è rimasta interessa questa cosa qua, perché era un... Invece la storia bella che ho avuto della banca è di trovare un mio collega, che lo chiamavano l'incantatore di tabulati, perché lui guardava il tabulato fisso, e che funzionario diceva: guarda che o suoni il piffero o ti inumisci la mano, perché non viene su da solo, doveva girare sto tabulato e non lo girava. E io una volta ho lavorato con lui, era quasi catatonico, cioè mi guardava, lo guardavo, ogni tanto dicevo, facevo così con una mano, lui alzava l'altra. Suonava il telefono in mezzo alla scrivania e lui mi fa: è per te. Ma perché? Fa: perché è girato dalla tua parte. Io, uno così, cosa gli devo dire? C'aveva un tasso di entusiasmo bassissimo. Ogni tanto usciva con dei proverbi, che è un po' la morale cattolica che ci ha rovinato anche noi, che dice: siamo nati per soffrire, polvere eravamo, polvere torneremo, siamo solo di passaggio. Io davo una sfregatina e dico: incamminati, poi ti raggiungo eventualmente. È perché non si può essere così. Bene, lui dopo anni, dopo mesi che lavoro lì, gli ho detto: usciamo a bere un caffè, perché io non posso stare davanti a te tutto il giorno, ogni tanto cerco di stimolarti, ma tu come fai a vivere così? E poi mi spiega: vengo da Pavia, faccio il pendolare, mi alzo la mattina alle 5, porto la macchina in stazione, gelo, freddo, caldo, prendo il treno, arrivo, questi treni pieni, vado in banca, lavoro, torno a casa, arrivo alle 9:30, la mia giornata è finita. Dico: hai ragione. Allora hai ragione tu. Ma dico: ma chi te lo fa fare? Ho bisogno, il mutuo, il lavoro, lo stipendio. Dico: ma non hai un hobby? Che hobby hai? E lui mi fa: ce l'ho uno, perché parla un po' così, le api. Cosa fai? C'ho le arnie con le api. Io gli ho detto: vabbè, ma allora scusami, ma vai stai con le api, fai qualcosa, fai il miele. Finisce, passano 10-15 anni, di più. Vado a Ravello, in un albergo molto bello, che è Palazzo Sasso, dove ogni tanto quando c'è il festival con Mimmo De Masi stiamo giù là, e mi portano un miele e vedo il nome, il cognome, Pavia, e il cognome di questo, scusi, fa: guarda, questo è uno dei mieli premiati a livello mondiale. Dai. Lui ce l'ha fatta, capito? È uscito fuori dal tunnel, è andato a fare il miele, è diventato un grande produttore. Beh, e allora questo una bella è un segno di speranza. Altro che. È un segno di speranza. Citazione. Dai, è il momento della citazione. Citazione, allora. Gli americani ci parlano di modelli. I nuovi modelli dicono: utilizzare il passato per capire il presente e progettare il futuro. Il nostro paese applica gli old models. Sprecare il presente per temere il futuro rimpiangendo il passato. Mamma mia! Ma tu lo sapresti ancora montare uno scaldabagno? Sì. Sì, però poi non garantisco alla famiglia. Cioè, nel senso, io lo monto lo scaldabagno, ma noi facevamo con mio padre più il lavoro delle stufe. Le stufe per le signore di una certa età, le signore anziane, ci chiamavano ad andare a accendere la stufa, e quello lo faceva fare a me. Non so quante sono ancora vive di questa cosa, perché le spero tantissime, però lo facevamo. Il problema di mio padre era che poi dopo la fine la signora andava a prendere la classica biscottiera da cui tirano fuori i soldi, no? Sai che le tengono là. Quanto gude dag, cosa le devo dare? Mio padre fa: lasci fare, ci vediamo poi. E poi passava l'inverno, passava... Per cui io penso che mio padre abbia in giro ancora tanti di quei crediti, che se metto a fare il recupero crediti di stufe, probabilmente cambiamo casa. Però sono contento così, perché era una cosa... Si vede che è una cosa di famiglia questa, della generosità. Adesso non voglio metterti in imbarazzo, no, però no. Ho visto un... Voglio mostrarlo, un pezzettino di quello che tu combini in Brasile. Io perché... e la mia compagna e altri miei due amici, che sono Brio e Manuel, e tutti gli amici in Brasile. È molto bello, lo vediamo. Grazie. Com educação de qualidade, a Fundação pode fazer brasileiros melhores. Com educação de qualità, la Fondazione può creare brasiliani migliori. Speriamo. Ed ecco che, come vedete, qua c'era una casa fatiscente diroccata. E oggi c'è una cosa con i colori brasiliani, ne sono molto felice. Posto de Saúde di Pititinga. È tutta un'altra cosa entrare qua dentro per farsi curare. Voi non avete idea di cosa vuol dire per uno che qua ha visto che non c'era niente vedere questa roba qua. Oh, vai. Parece estar tudo bene.
faz mais aquela tristeza. In realtà tu sei andato a fare il catechismo interista, è evidente. Ma sono andato a fare la verità. Intercampus, perché lo devo alla struttura dell'Inter che è nel mondo, di avermi dato l'onore di poter utilizzare quel marchio che in Brasile ha già 4 punti, che sono a Recife, 2 a San Paolo, 2 a Rio e 1 a San Paolo. E mi hanno detto: puoi fare l'Intercampus Pititinga. Allora l'ho fatto, siamo stati aiutati molto da tutto lo staff di Intercampus, e mentre invece il posto di salute è Media Friends. Per cui l'abbiamo fatto con la fabbrica del sorriso, che ha dato fiducia, per cui vedi che alla fine, gira rigira, senza volerlo, Berlusconi mi ha aiutato a fare un ospedale in Brasile. Per cui io lo ringrazio, lui e Pier Silvio. Fallo, Che sono i capi. Fallo di bene. Cosa. Quando sei in Brasile, cosa ti manca dell'Italia? Beh, mi mancano le partite, che però le vedo là, c'è un canale che le trasmette, e poi mi manca la fretta che qua abbiamo. Qua siamo veloci, là invece c'è tempo. Cioè, quando, se tu vai in banca là a cambiare dei soldi, devi fare 3 file. Una per farti riconoscere, fa Eli, faccio bene, ti sposti in un'altra, poi in un'altra fila. Qui in banca, io vedevo che la gente aspettava, dice, ma perché stanno qua e aspettano? Primo, perché in banca c'è l'aria condizionata e nessuno ce l'ha a casa. Secondo, c'è la telenovela. Cioè, c'è un televisore, tutti guardano la puntata, anzi, non se ne, quando tocca loro fa, vengo dopo, perché vuole vedere la fine della telenovela. Se noi facessimo dei televisori nelle banche nostre, magari, che so io, può essere quello il motivo. Mi manca la fretta, la velocità che abbiamo qua, là sono molto più divagà, e poi sono molto più fatalisti. Se tutto va bene, quando entravo nelle case di fango che abbiamo visto la Pititinga all'inizio, vedevo condizioni di vita incredibili, e chiedevo, com'è che vai a signora? Quella signora, come sta? E fa, tutto bene, grazie a Deus. Cioè ringraziano Dio di essere in una casa di fango che gli cade in testa. Ecco che perché tornando qua poi sento qualcuno che si lamenta, io, me, altre persone, e dico no, forse ci sono dei parametri. Noi siamo dei privilegiati, chi fa questo mestiere come il mio, ha avuto la fortuna di uscire dalla banca, andare a far ridere la gente, guadagnare dei soldi, è bene che una parte la dia agli altri, perché altrimenti poi queste cose alla fine ti tornano indietro. E io questa cosa penso che sia. Grazie Enrico Bertolini. Grazie a voi. Grazie. Citazione? Finisci con l'ultima, scegliela bene. L'ultima citazione, mi raccomando. Ce l'ho qua, guarda. Qualunque imbecille potrebbe prendere una tigre per i coglioni, ma ci vuole un eroe per continuare a stringere. Questa è perfetta. Grazie Dania. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie Enrico Bertolino. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Buonanotte. Vieni qua con me a salutare. Ciao. Fino all'ultimo, insiste, invadente. Grazie.